Perfetto, buonasera a tutti quanti, ben arrivati. Si può già dire buonasera? Sì, beh, qui c'è un buio pesto. Allora, perfetto, ben arrivati. Sono giusti le 16:30. Questa volta siamo iper puntuali, siamo veramente puntualissimi. Addirittura abbiamo fatto un attimino un po' di una parlata. Io e Silvio ancora mentre aspettavamo che arrivate. Piano piano si sta riempendo adesso, però. Per chi è arrivato puntuale, partiamo già con questo appuntamento serale, che è un appuntamento dedicato a chi è appassionato di trading. Qui si parla veramente di tecniche, teorie, ipotesi, si vanno a scovare anche cose che magari non sembrano neanche adatte per il trading, che siano una cosa che non è nata per il trading o che magari non c'entra niente con il trading, invece c'entra tutto quanto. Proprio come prima della registrazione parlavo delle emozioni, visto che Roberto ha scritto ah, che, wow, che emozioni. Certo, è un'emozione, il trading, fare trading è un'emozione, una grande emozione, perché l'adrenalina, io per esempio mi sveglio alle 4:30, 5 negli ultimi 3-4 giorni, fatto così, perché vado a letto presto e mi sveglio presto e riesco, sto guardando una tecnica che incomincia alle 7 del mattino, ti dà una grande emozione. Una grande emozione perché ti trovi a vedere praticamente, perché si muove così, ok, a vedere che cosa potrebbe succedere dopo o durante il pre-borsa, prima delle borse europee. E questo è anche una grande emozione perché praticamente ti trovi a confrontare un'idea che hai avuto e metterla nel grafico e dire ok, posso adesso, io sposterò su un grafico così vi faccio vedere anche cosa intendo dire. Posso io alle 7 del mattino mettermi qui long, che è la candela delle 7, quindi le 6 del mattino, 7 del broker, posso mettermi io qui long e accettare un drawdown di 35? Non si sente, perché non si sente? Non si sente, mi sentite, vero? Ditemi di sì, per favore. Mi senti tu, Silvio? Sì, io ti sento Allora, chiaro. se mi senti Silvio, ci senti. Giuseppe, è un problema tuo. Mi sentite, no? Aspetta, vado a vedere l'audio proprio per essere sicuro, ma no, mi si sente il problema di Giuseppe. Glielo scrivo proprio qui. Allora, così facciamo così. Cosa ho combinato adesso? Chat, ecco. Ho chiuso questo, chat. Giuseppe, è un problema tuo. Ok, ragazzi, andiamo avanti così, dai. È un bel gruppetto, piano piano sta. Perfetto. Allora, benissimo. Quindi stavo alle 6, quindi alle 6 del mattino, quando voglio entrare qui, posso entrare su un breakout, però devo accettare o pochi pips, un drawdown, perché non sempre come ieri paga subito. Devo accettare un drawdown di 30-35 pips per poi avere ragione. La questione di questa operatività alle 7 del mattino vuole essere poi alla fine un'operatività che comunque sì, io so che tutte le mattine anche aprendo un'operazione qui alle 7 mi va in perdita, però so che durante il giorno ho ragione. Questa è la direzionalità. I livelli di target poi ve li spiegherà magari anche un po' Sirio sugli angoli di Gantt e tutto il resto. La sua presentazione non la voglio cominciare, non voglio togliere niente dalle sorprese che ci farà vedere. Ok? Quindi soltanto la mia piccola introduzione era questa, che per il momento sto studiando su questa tecnica delle 7 del mattino, quindi mi sveglio molto presto per capire se la candela delle 7, logicamente qui dentro c'è un indicatore che va valutato perché in base all'indicatore valuto se long o se short e poi in base anche ai minimi e ai massimi della notte. Okay, qui vedete, infatti è sceso tutta la notte, qui scendendo sul minimo io qui decido di andare long dopo che ha fatto tutta la discesa. Alla fine ha messo un po' paura, però alla fine ha pagato. Poi torna giù, non si sa il perché. E adesso siamo in questa situazione, ciclicamente siamo ribassisti, però vedete che ha fatto anche questa bella pin bar, non lo so. Ok, io direi che va bene così, passo, dove posso vedere? Ah, non mi si sente, hanno ragione, non mi si sente, non mi si sente.
Allora. Io ti sento. Sì, tu mi senti, però io ho fatto una cavolata. Ho parlato. Ho parlato praticamente a vuoto. Vabbè, non importa, dai. Ho parlato a vuoto e quindi dovremmo tagliare un po' la registrazione. Non importa, dai. Facciamo così. Allora, adesso mi si sente. Scusate che non, finora ho fatto io un danno. Non avevo schiacciato via registrazione, via la trasmissione, quindi non mi sentivate. Vabbè, partiamo con 5 minuti di ritardo. Cerco di riassumere quello che ho detto finora. Ok. Sono ancora un attimino al disclaimer nel frattempo. Partiamo proprio da quello che mi ha scritto Roberto. Lo ridico per la terza volta. Roberto è entrato e ha detto: wow, che emozione! Nel senso, emozione un webinar. L'emozione l'avrai dopo dal risultato del webinar se ti è piaciuto. Ma io prendo la parola emozione proprio per dirvi che l'emozione del trading è una grande emozione, però va valutata. L'emozione positiva, logicamente, è adrenalina pura, è positiva e tutto il resto, e fa bene, fa molto bene al corpo. L'emozione negativa, per chi non sa a gestirsi, gestire proprio se stesso, magari ha un'emozione bella perché un giorno è positivo, il giorno dopo sta perdendo 500-1000 euro. Ed è un'emozione negativa, quindi dovete già partire a priori dal pensiero che potete perdere, o meglio, perdere sui guadagni è anche possibile. Quindi, ok, sto perdendo i guadagni, quindi al limite non sto mettendo soldi di tasca mia, quindi va bene anche, non devo star lì a rendermi la vita difficile perché questa emozione è negativa. Quindi nel trading tutto quello che è positivo è bello, quello che è negativo lo dovete commutare in una emozione. Nulla, proprio che non vi deve toccare, perché sennò diventa veramente una malattia. Non ci dormite la notte, litigate con la vostra moglie o il vostro marito, viceversa. Cioè, insomma, non vivete più la giornata come si deve, perché siete veramente dentro, arrivati dentro in un tunnel che non vi fa più ragionare con la testa libera. Bisogna veramente capire che ci sono dei momenti di trading dove ci si gode dell'emozione e momenti dove l'emozione può diventare negativa e lì dobbiamo essere pronti a reagire. Adesso non parlo di reazione che sono andato long, chiudo, mi metto short, long, short, questo non c'entra, proprio dell'emozione se stessi. Se siete deboli da questo punto di vista, mettetevi un target giornaliero di perdite, ok? Io posso resistere se tutti i giorni perdo 50 euro, sopra i 50 euro mi sento male, e allora chiudo tutto, ci penso domani, così almeno gestite un po' l'emozione. Questo è un attimino un po' quello che mi viene adesso da condividere, visto che c'è stata questa parola emozione, diciamo, no? Allora, andiamo poi nel monitor questo e poi passiamo la parola a Silvio. Silvio, ci sei, no? Sì, volevo solo Perfetto, io avvisarti, ci sento un pochino a scatti. Perché ho salutato all'inizio quando non registravano, mi sentivano. Quando registravano non mi sentivano, poi alla fine me lo sono dimenticato. Però va bene perché è un gruppo, siamo tutti qua, un gruppettino per appassionati di trading, quindi ci sta anche magari che mi sono dimenticato di schiacciare un tasto. Allora, qui abbiamo il grafico, poi passo la parola a Sirio che vi saluta e incomincia la sua presentazione, che sarà veramente una sorpresa di tutti. Qui abbiamo un grafico che è l'unica mia cosa che farò vedere oggi, poi si aggancia a questo sicuramente anche Sirio, vero? Che farai vedere un po' i livelli di Certo. target, che non sono neanche più approssimativi, sono veramente dei livelli di target che arrivano quasi con precisione, diciamo, no? Quindi io alla mattina mi sveglio, qui questo video devo spostare questa casella, se no mi va a finire sempre lì dentro. Io alla mattina mi sveglio alle 4, dalle 4 alle 5 più o meno. Ho la sveglia alle 5, però a volte mi sveglio un po' prima, mi alzo, mi preparo e alle 6 del mattino, quindi 7 di questo broker, cioè comunque alle nostre 6 del mattino, la candela delle 7, con un indicatore che si chiama MP7, quindi è un indicatore mio, l'ho chiamato 7 perché è nato nel 2012 e lo usavo proprio alle 7 del mattino. Guardo l'andamento del grafico, in questo caso aveva già un minimo questa notte, e allora decido in base all'indicatore di mettermi o contrario o con l'indicatore. In questo caso la giornata era long. Qui nel webinar stamattina siamo scesi di 36 pips per poi andare in guadagno di 23-25. Ok? Questa operatività qui.
può essere un'operatività che se io so che tutti i giorni, non sempre mi dà subito il target, non sempre parte subito al rialzo, ma a volte può farmi anche un drawdown per poi andare a target, però se sempre parliamo di una percentuale alta che si avvicina all'80%, poi non ne abbiamo ancora percentuali, quindi ancora non so che percentuale ha. Parliamo di un 80% che già è abbastanza. Se io nell'80% di operazioni, quindi su 10, 8 sono giuste e 2 sono sbagliate, io tutte le mattine guardo l'indicatore, ah, oggi è long, ah, oggi è short, ah, oggi è long, ah, oggi è short. Poi me ne devo fregare o comunque mettere uno stop loss di 50 pips antidisastro, per esempio, perché 50 pips è difficile che me li prenda. Però se te li prende 2 volte su 10 va bene anche così. Poi non è neanche vero che te li deve prendere, puoi anche reagire, vedere che magari la giornata si butta poi laterale, cioè, ok, sai cosa, me lo chiudo qui, buonanotte, oppure me lo chiudo con un po' di perdita. Tutto questo, quindi, ma su questa strategia farò io un webinar serale, magari anche già la settimana prossima, dove ne parlerò. Nel weekend, e poi ti potrai agganciare anche tu, Sirio, perché sto parlando, ecco il telefono. Ok. Nel weekend io sentirò Alessandro, che è quello che ci fornisce la programmazione di tutti i nostri. Dei nostri sistemi, quindi andrò ad ottimizzare con lui sia l'indicatore che è di vecchia data e sia gli angoli di Gantt che siano su scala 1 a 1 che non si muovono praticamente, perché se io sposto il grafico si muove, vede, non è più al suo posto, oppure adesso si è spostata poco, anzi adesso lui non si sposta, come faccio? Faccio così, vedete che già va a finire qui, non è più dove era, no? Quindi perché la scala non è fissa, ok? Quindi queste cose andranno fatte la settimana prossima, quando io ho tutto in mano, farò un webinar serale e vi presenterò anche questa nuova strategia che chi alla mattina presto si sveglia, magari è l'obbligo di svegliarsi la mattina presto, è una questione anche di dire ok, il mio lavoro è fare il trader, mi devo svegliare presto. Non è che chi dorme non piglia pesce, chi dorme non piglia pips, e quindi ti devi svegliare e metterti, cioè, rimboccarti le maniche e dire ok, io adesso devo svegliarmi presto, perché se io lavoro bene dalle 5, dalle 6 del mattino fino alle 10 del mattino, non ho bisogno di fare altro durante il giorno, ok? Guardate qui questa bella spike che ho fatto questa sera adesso, logicamente il grafico tende ad andare sulla direzionalità di oggi, poi passo la parola a Sirio perché se no mi prendo tutto il tempo. La direzionale è questa. Questa è la direzione della stellina d'oro. Quindi tutto quello che succede sotto questa zona qui è tutta possibilità di andare long. Quindi posso fare anche molte operazioni, tante operazioni, fino a quando poi raggiungo un livello rialzista. Però attenzione che piano piano si avvia la sera, diventa tardi, non è che non penso che andrà a farmi un nuovo massimo, però già l'ha fatto un bel massimo, concluderà però la serata sopra questa linea, probabilmente, non lo so ancora, ok? Lo vedremo perché è anche in fase sperimentale. Bene, io sì, io avrei finito e passerei la parola a te, anzi ti passo oltre alla parola che comunque rimane attaccato perché c'è il microfono, ti passo direttamente la funzione di relatore, va bene? Sei d'accordo? Ok, Così perfetto. Sì, presenti così tutto il proiettiamo resto. il Io ho monitor. preso un po' di tempo questa volta, vero? Sì, Ti ho nessun dato. problema, tranquillo. Ok, Ok. adesso si vede il tuo monitor? Si vede? Sì, si vede, perfetto. Perfetto. Buonasera a te, Sirio, e vai, a te la parola. Io adesso me ne sto zitto zitto, va bene? Va bene, allora, grazie Paolo di avermi invitato. Buonasera a tutti quanti. Saluto anche gli Scusa, amici no, una Michela, cosa sola, io Sandro. non ti ho invitato io. Ti sei Bene, auto-invitato. mi sono autoinvitato. Allora, No, grazie a me sto stesso che mi scherzando, sono non è più un autoinvitato. invito, è una collaborazione, quindi io non ti invito più a questo punto, perché lo so che lo fai anche tu con passione, quindi non è che io devo fare la parte di chi invita e sono io il più bravo. No, non c'entra niente, è una collaborazione tra me e te, quindi è chiaro che nasce cosa da cosa e io sono molto, molto contento di averti non più come ospite, ma come collaboratore. Quindi adesso non ti cerco di stare zitto, più zitto possibile, va bene? Ok, allora io sono ancora più contento di essere il collaboratore. Bene, allora cosa facciamo oggi? Tante, tante belle cose, ma tante belle cose veramente. Speriamo di riuscire a farle tutte. Allora, vabbè, questa schermata ormai la conoscete già, sono i nostri Marco Cicli che ha calcolato, che ho intuito io, ma ha calcolato matematicamente David. E sapete già, se avete visto anche i video di stamattina, sapete che
e di ieri come funzionano. Ma oggi noi andremo a vedere soprattutto, anzi, riprenderemo il discorso dell'altra volta, quindi il discorso basato sugli angoli. Forse è meglio fare una piccola, prendiamo un piccolo riassunto. Vi ricordate che l'altra volta avevamo messo il nostro piano cartesiano, che adesso lo disegno un po' come viene, vabbè, non importa, eccolo, con il nostro prezzo, alla faccia del professore italiano, ecco, prezzo è il nostro tempo. Prezzo che in realtà potremmo anche andare a identificare, se fossimo, che ne so, in uno studio di fisica, come lo spazio. Quindi, beh, mettiamo così, dai, mettiamo la S, ok? Come lo spazio, tra parentesi. Cioè l'escursione, come dicevi tu Paolo, stamattina di pipperaggio, mi piace molto questo termine, che fa il nostro cross, indifferentemente quale sia. E noi sapevamo che, avendo una scatola temporale che va indifferentemente di quante candele, dice, facciamo l'esempio di euro-dollaro, che è quello più classico, il più comune, lo sappiamo che era circa delle 35, una media di 35 candele, potrebbe arrivare a 40, potrebbe arrivare a 30, ma sappiamo che in questa scatola, facciamola così, si deve svolgere la nostra battaglia tra compratori e venditori. E si può svolgere in tante maniere. Queste maniere sono legate al tempo. Se noi abbiamo un, mettiamolo nero, anzi no, non mi piace, mettiamolo azzurro. Se noi abbiamo un prezzo che all'inizio sale molto e violentemente, consumerà molto spazio, che per noi è il prezzo. E infatti abbiamo vari esempi, vediamo di metterne uno. Prendiamo quello di Paolo, ah, qua abbiamo messo con la scala 1-1. No, vi prendo l'euro-dollaro, vediamo questo qui. Ecco. C'era questo esempio qua, non so se ve lo ricordate qualche settimana fa. Eccolo qui. Sale violentemente con un angolo molto elevato. Ecco perché ci siamo concentrati sullo studio degli angoli, perché alla fine l'angolo non è fine a se stesso, l'angolo è il numero, la misura che noi diamo a questo rapporto tra prezzo e tempo. Calcolando questa accelerazione, quindi l'angolo, come vedete qua, si può calcolare in tutte le maniere, noi di solito lo calcoliamo dallo zero, quindi questo qui, vedete? Okay. Questo angolo qua si potrebbe dare il nome come in matematica, no? Alfa, beta, vi ricordate se avete fatto trigonometria alle superiori. Questo angolo ci dà un'informazione, ci dà il quanto tempo ha consumato in rapporto al prezzo. Cioè, per esempio, vedete in questo caso, se il tempo qui, diciamo qui è zero, anzi, mettiamo quello zero, se qui il tempo è zero, poi avremo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 35 candele, 35 qui. Se mi consuma, cerco di andare dritto, naturalmente col mouse riesco a fare quel che riesco a fare, quindi usate un po' di immaginazione, ecco qua. Diciamo che mi ha consumato 3 candele. Ok, quindi l'angolo è molto elevato. E tutto questo vuoto qui lo dovrà recuperare in qualche maniera. Quindi questo vuoto lo recupererà in varie maniere. Per esempio, potrebbe recuperarlo con una gamba 2, no, scusate, molto corta, così. Una gamba 3. Anch'essa, se è corta e magari va a rompere il massimo, poi possiamo fare tutte le casistiche che volete, ne lascio a voi studiare, insomma, basta buttare un occhio ai grafici, si vede subito. La gamba 4, quando abbiamo questa configurazione qui, ci andiamo a vedere il nostro tempo, quante candele ha preso, facciamo finta che per queste 3 gambe ha consumato 3, che ne so, più, diciamo 20 candele. 20 candele. È ovvio che qui dovrà per forza andarsi a riprendere tutto il tempo compresso nella prima parte. Quindi probabilmente la gamba 4, con ottima probabilità per andare a recuperare 35 candele, scenderà lentamente. O viceversa, prendo un altro colore, facciamo rosso. Ah, così. Vabbè, non importa, facciamo così. Ok.
Viceversa, vediamo se ce la facciamo. Se abbiamo, questo era l'esempio di pochi giorni fa, se abbiamo una gamba 1 o una gamba 2, se la faccio, ok, e una gamba 3, che se non ricordo male, andiamo a vedere sul grafico, mi pare che avesse anche rotto, ha anche rotto il, no, sì, è comunque arrivato sui prezzi, non ha rotto, ma comunque è arrivato sui prezzi dei massimi. Ecco qui. In questa maniera qui, secondo voi cosa farà? Andiamo a vedere l'angolo. L'angolo qui, riprendiamo la matita, sicuramente non è più acuto. Avremo un alfa primo che è molto più stretto, vedete, è minore rispetto ad alfa, perché qui ha consumato tanto spazio, cioè tanto prezzo, e poco tempo. Qui invece ha consumato tanto tempo, facciamo finta che siano 25 candele, giusto per fare un esempio, è relativamente poco prezzo, o comunque lo stesso prezzo. Di conseguenza, qui dovrà recuperare. Allora, questo è il riassunto generale, c'è cioè la teoria generale. Andiamo a vedere il caso pratico. Infatti, qui mi ricordo anche di aver fatto un video. Abbassiamo un attimo gli indicatori, così vedete meglio. Se vi ricordavate, aveva consumato tanto spazio, cioè tanto prezzo. Poi la gamba 2 aveva recuperato e guarda caso ha recuperato in questa maniera. La gamba 3 cosa aveva fatto? Aveva impiegato molto spazio, consumando molto tempo. Cioè aveva voluto salire, 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 cioè prendere tanto prezzo, ma il tempo intanto passava. E infatti poi ha dovuto recuperare per forza. E l'angolo è diventato molto stretto, quindi una gamba 4 molto violenta. Questo è il perché, diciamo, il discorso logico. Poi ci sono ovviamente degli aggiustamenti, bisogna fare dei calcoli su come sono gli angoli, il rapporto tra tutti i vari angoli, eccetera. Quello lo faccio io, non preoccupatevi. Ho limite, ci aiuta Davide, che lui con la matematica, o anche Alessandro, che loro masticano bene la matematica. Però questa cosa qui crea sul grafico le linee che di solito faccio vedere, che non sono queste viole che sono virgolate la regressione, cioè in realtà sono correlate anche agli angoli, la regressione è correlata agli angoli, per una questione di, come dice sempre Paolo, la confusione sopra o la confusione sotto. Ma questo l'ho già spiegato nel primo appuntamento, quindi no, adesso non mi ripeto. In questo caso vi ho preparato un altro grafico, anzi andiamo su questo che era quello che discutevamo io e Paolo. Si possono andare a tracciare vari tipi di angolature e non l'abbiamo fatto nemmeno noi, l'ha fatto negli anni 30 un signore che sicuramente conoscete, eccolo qui. Allora, lo conoscete questo signore, no? Sì, si chiamava Gann. Già a suo tempo aveva capito questa cosa, però secondo me la teoria. Cioè si è portato gran parte della teoria nella tomba, secondo me, e ha lasciato solo alcuni indizi. In effetti devo precisare che come utilizzo io gli angoli non è la teoria di Gann, che sia chiaro questo. Io mi sono ispirato liberamente a Gann, ma in realtà li uso in maniera diversa e poi vi farò vedere perché e per come. Comunque gli angoli sono questi che già lui indicava e io sinceramente posso dirvi, ve li confermo, sono proprio questi. Okay? Anzi, volendo ce ne sarebbero anche gli altri, ma andiamo proprio a spaccare il capello, non serve. Quindi questi qui vanno benissimo. 82, 50, 75, 63, 45, quello che Paolo ci ha fatto vedere prima, che è importante perché il 45 ci fa da spartiacque tra la zona short e long, e ovviamente 26, 15, 7,5 sotto. Quindi sarebbe il 45 sarebbe le 1-1. Okay, questi sono i fogli che faceva lui, vedete? Questi fogli qui hanno una particolarità, lui li faceva sulla scala millimetrata e come vedete la scala millimetrata ha i quadrati e quindi la sua scala che usava era 1 a 1. Noi purtroppo dobbiamo utilizzare la MetaTrader o piattaforme di questo genere che non sono a scala fissa, cioè se io vado ad aprire per esempio vediamo un po', ma apriamo l'euro-dollaro, ok? Così. Se io faccio questo,
con la MetaTrader, vedete, sposto, vado a modificare tutte le proporzioni, in più gli strumenti anche angolo, ammesso che io li prendessi così, mettiamo un 45, eccolo qui, 45. Se vado a muovere, cioè a modificare fondamentalmente le proporzioni, vedete che la linea non mantiene. Ecco, questo è stato il problema fino adesso su queste piattaforme. E si può ovviare anche così, anzi facciamo, allora, riduciamo al massimo, facciamo così, quindi riduciamo, ok. Si può bloccare la scala, questo è il trucco. Fissate la scala, ok. Allora in questo momento noi possiamo muovere, non toccate questo perché se fissate la scala e muovete così, va di nuovo a cancellare tutte le proporzioni. Una volta che fate questo, secondo me forse è meglio per non confondersi. Io sempre vi metto all'apposto, ma per darvi un consiglio, andate direttamente euro-dollaro, aprite un altro, fate così, andate al minimo, scegliete un vostro zoom come vi piace, uno, due, io di solito uso il 3, ma dai, mettiamo il 2 così si vede di più, fissate la scala, okay? Fissate la scala, ok, e adesso da qui non si muove, senza toccare questo, da qui posso effettivamente allora andare a trovarmi un angolo che, attenzione, non è l'angolo di GAN, ok? Sono dei sottoangoli di GAN, però messi così sono in proporzione. In effetti, guardate, l'ho messa a caso e prendendo un minimo, guardate, già così, buttando a casaccio la trend line sul grafico, vediamo che il grafico ha una correlazione con se stesso. Potrei mettere un altro minimo. E vediamo un'altra correlazione. Potrei mettere un altro minimo. Prendiamo questo. Benissimo. Vediamo una correlazione. Si potrebbe fare anche il contrario. Adesso per ragioni di tempo lo lascio fare a voi. Facciamole solo in versione rialzista. Lo metto qui. Abbiamo una correlazione. Potrei metterlo ovunque. Perché? Perché in questo momento abbiamo delle proporzioni. Se vado anche a alzarlo, vediamo giusto il minimo, anche per curiosità. Oh, ma guarda caso. Avete visto? Ma guarda caso. Bene, dicevo. Non sono proprio gli angoli di GAN, perché vi ho preparato questo monitor e prima con Paolo ne discutevo. Qui, tra l'altro, ho già messo la scala addirittura 1 a 1 come usava GAN. Se voi, se torniamo come prima, vedete, si può mettere fissa scala 1 a 1. Ok? Così. Non è ancora la vera scala 1 a 1, ve lo dico subito. Però è già una sottoproporzione della scala 1 a 1. Quindi è molto simile. In realtà la vera scala 1 a 1 ve l'ho messa qui. Ecco, vi apparirebbe il monitor così. Cioè i prezzi vi apparirebbero così. Molto difficili da seguire, però effettivamente così sarebbero gli angoli giusti. Ok? Noi possiamo comunque fare la nostra sottoproporzione e restiamo così. Insomma, non ce ne frega niente e restiamo così. Perché? Andiamo a vedere. Io ho segnato questi livelli, vedete qui. Questi sono i livelli dell'altro giorno, questi qui testimone Paolo, li avevo segnati quando si stava formando ancora questa gamba e l'abbiamo vista insieme, io e Paolo, poggiarsi, baciare proprio questo e rimbalzare. C'è un Sono testimone. programmino, una formuletta? Sì, Paolo? Parte che sono testimone, ma anche adesso, anche la stellina d'oro, se vai a vedere adesso la salita che ha fatto con Andiamo a l'ultima vederla, candela, sì. ti trovi sulla 45. Adesso dovresti un attimo cercarti di metterti dal massimo al minimo, la tecnica che uso io praticamente, no? Se vai su H1 e metti una 45 dal massimo di ieri, prova Sì. a vedere se trovi. Mettila. Allora, dal massimo di ieri, quello di ieri era questo, giusto? Questo Stavo qua? vedendo, ecco, devi ridurre un O attimino, questo qua? cioè, dal massimo di ieri. Devo trovare qual è quello di ieri, perché di allora 11, 17. Allora, questo a 18, sì, questo qui è il massimo di ieri, ok, questo qua. Ti si sente molto male, sai Paolo? Sento a scatti e Oh, poco. strano, mi si sente male. Dico, se lo metti sul, se metti una 45 da lì, vedrai dove Eccola. si è appoggiato il prezzo adesso. Eccolo qua, questa è la 45 invertita, quindi naturalmente 315. Così, viene così.
Questa rossa, ok? è un'altra scala allora. Sì, perché quello che abbiamo fatto noi, che visto tu, è una sottoproporzione di queste, è come se io praticamente lo mettessi così, ok? Difatti, guarda caso, la No, sottoproporzione ancora più va giù, ancora più giù. massimo. Sì, Sì, allora no. lo so, non può tornare. No, no, ti sei sbagliato, scusa. Stai guardando sterlina dollaro, ma il massimo di ieri, sei sicuro che sia quello? Guarda, Sì. questo mi dà la No, metà trader. sicuramente ho un'altra proporzione, hai ragione tu. Ecco, Vabbè, niente, sì, come l'ho perché detto. esatto, Paolo, io avevo messo così la scala, per quello non la voglio toccare perché era l'esempio per i Ok, allora nostri come spettatori, non che dico, poi dopo vi è la faccio vedere. 1-1. Esatto, sì, è la 1-1. Quella che usiamo noi è sono sotto scale di questo, Sì. ok? Quindi delle sottoproporzioni di questo, che sono in proporzione però. Quindi effettivamente a te poi ritorna su quello lì. Perché se noi Esattamente. mettiamo qui, comunque vedete, la 45 gradi ha un senso, tocca esattamente sul gruppo di minimi, cioè su tutte le chiusure di queste candele, non è un caso, no? Perché tu hai la Chiaro. sottoproporzione. Essendo 1-1, ovviamente le candele sono, come ve lo posso spiegare, più stirate, strecciate, stirate, allora la vera 45 sarebbe così, ok? Però quella lì è una sotto 45 della 45. Per l'uso giornaliero penso che sia più comoda quella che uso io. La sotto 40, esatto, le proporzioni che usiamo noi. Questo qua è solo per esempio per far vedere ai ragazzi e alle ragazze che ci ascoltano, naturalmente, effettivamente com'è la vera scala. Le sottoproporzioni le possiamo usare in questa maniera così. Infatti, abbiamo una formuletta, che poi magari passeremo ad Alessandro, Paolo, che potrà inserire in un indicatore, un semplice indicatore, un EA, qualcosa del genere, che ci va a plottare, perché adesso io le metto a mano, cioè li calcolo materialmente con la calcolatrice, come vedete qua, ok, con la formuletta, e vado a vedermi il livello e le piazzo a mano. Però se ci fosse un indicatorino che ce lo mette direttamente, a seconda se noi andiamo a puntare sui minimi oppure se li calcolo da soli, vediamo insomma, e ci mette i vari livelli. Questo qua vedevamo l'altro giorno, vedi come l'ha baciato, eccetera, eccetera. Questo qui era il livello, ovviamente al contrario, questo era per su, quindi long, questo era per giù, quindi short. Ed effettivamente, dopo i vari giri, io avevo aperto in effetti l'operazione, mi ricordo che l'ho aperta qui. Era circa 1,18, 72, 40, 42, più o meno su questa chiusura qua. È andata un po' contro, avevo messo il livello qui, qualche pip di spread, mi pare in meno, 1 o 2 pip, quindi qua, giusto per calcolare lo spread, e in effetti dopo essermi dato conto 2 giorni, tac, lì l'ha colpito. Okay. Certo. Rotta questa, in effetti il livello dopo era questo qui, e come vedete oggi l'ha baciato. Tra l'altro per questa formuletta qua ringraziamo anche il nostro caro amico Roberto, il mio amico di famiglia che ci ascolta, perché lui è riuscito ad andare a cercare, a trovare, perché lui è un grande appassionato di GAN e ha trovato questa formula, quindi si possono calcolare. Qui sarebbe praticamente il livello, come vedete, anzi ce ne sarebbero due, quindi il 1,18609 e quello subito successivo 1,18674, che dovrebbero essere in teoria il prossimo angolo, perché il vero angolo, questo qui, anzi questo qui ne parlavamo prima Paolo, è come se io tirassi da qui a qui, facciamolo vedere, se fosse una trend line grande su tutto quanto il nostro schermo, mi viene chart in inglese, il grafico, il vero angolo, quello proprio scala 1 a 1 di GAN, tirandolo, tirandolo, adesso non so, il punto penso sia questo, perché se il minimo è quello, sarebbe il vero 7,5 che vi faccio vedere, torniamo un attimo sui numeri, sarebbe il primo angolo. Sotto questo angolo qui, tutta la campana diventa ribassista, cioè rompe il minimo. Quindi in teoria, se è come se fossimo qua, ne parlavamo prima, no? Ma questo non ci serve, cancelliamo, è come se fossimo in proporzione. Sotto qui, cioè il nostro prezzo, se rimbalza, facciamo così, qui ha rimbalzato, mettiamo che ritorna così e poi mettiamo per caso, rompesse quindi questa linea, è come se rompesse l'ultimo angolo e Certo. quindi la campana diventerebbe, come metterlo qui, insomma, vi faccio vedere un attimo, adesso non sto a calcolare gli angoli, anzi, facciamo così, ve lo faccio giusto in...
quello sì, nel Visivo, tuo quello non è caso questo, però uguale. Visivo, sì, se MetaTrader mi lascia accidenti, ogni tanto si pianta la MetaTrader, ecco, non so perché. Aspetta, lo cancello. Cioè, intanto vedi, sì, forse il mio mouse, non so bene, dovrò buttarlo e prendere un altro. Ecco, vediamo se ce la fa. Ce la fai? E dai. Eccolo qua. Ok. Facciamolo circa 45 gradi, giusto velocemente. E dai. Niente. Oggi vuole fare i dispetti. Eccolo qua. Prende quello sopra, esatto. Sì, oggi ha fatto i dispetti. Allora, punto giusto con la griglia sotto per darmi un'idea di massima. Ecco, vedete qua, no? Adesso al di là della precisione che ho usato, però è come se avesse rotto qui. Una volta che rompe questo angolo, sappiamo che va sotto il minimo, quindi romperà il minimo della campana gaussiana. Difatti lui è andato fino giù. Eccolo qui. Adesso cancelliamo per non far troppo confusione di linee, che sennò è un vero casino. Allora, ecco Poi qua. speriamo che con l'indicatore, siccome ci stai ubriacando Sì, a tutti, me esattamente. compreso a questo punto, Sì, che poi con un indicatore non serve più calcolare niente, ci sarà un esatto. indicatore, e avremo la linea, e magari ci sarà anche un commento con scritto da qui short, da qui long, quindi alla fine sarà una freccia, cioè il conteggio e tutto il resto è il Esatto, lavoro che una sta facendo freccina. adesso Silvio e Alessandro e Davide. Questo Roberto, insomma, io faccio la mia parte, diciamo, piccola parte, misero il Vabbè, ma tappino. Cioè, non è che in grande lo parte, nasce, perché poi tutto nasce dalla esperienza. collaborazione, no? Certo, Giusto. però io devo spiegare, secondo me è giusto spiegare No, anche giusto, l'utente no, che so ci sta soltanto che sotto. poi magari uno dice, sì, ma come faccio ad arrivare a fare questo? Non lo devi fare E perché. infatti lo devi fare perché prepareremo il tutto, o perlomeno se qualcuno vuole dilettarsi nel frattempo, può anche fare, perché sai, come avevo Assolutamente. fatto il video, no? L'altra volta. Magari per il frattempo usare una media, cioè una media, un'angolatura come la faccio io, che non occorre che Sì, stia lì a spostare chissà cosa, no? Per esattamente. l'intraday, solo giornaliera per una volta al giorno, no? Certamente, anche perché è semplicissimo, come diceva il buon vecchio Gunn a suo tempo, questa fondamentalmente è la 45 gradi, anche se la nostra 45 gradi è relativa al nostro zoom, ma è sempre una sottoproporzione. È come se io andassi, ho fatto vedere prima, no? Come se io andassi a fare un piccolo ventaglio di Gunn. Adesso mi riesce male, ok, lo vedete? Dentro all'angolo più grande, cioè come se il nostro ventaglio, questo viola, sia dentro qui, questo qui. È Certo. come una miniatura, ok? Però in proporzione, quindi se manteniamo le proporzioni, allora funziona comunque. Difatti, sopra la 45 gradi long, sotto, come diceva Gunn, short, zona Devo long. dire che tutta questa cosa qui inganna un po'. Sì, bisogna starci un Inganna po'. perché è proprio essere la parola Gan. Inganna un po'. Ok, perfetto. Tutto quello che ho detto, naturalmente, è anche la rovescia, no? Quindi se dovete fare dal massimo piuttosto che dal minimo. Questo è importante, perché questa angolatura è importante? Perché ci fa capire, torniamo un attimo ai nostri bei cicli o alle nostre regressioni, ci fa capire che abbiamo il nostro autocycle, oppure, che ne so, come uso io il doppio stocastico, eccetera, eccetera. Abbiamo, come Paolo ben sa, minimo di Gauss, massimo di Gauss, volendo ci sarebbe anche un G2, vero qua Paolo? Sì. Sì, ecco. Come fondiamo tutto, come rapportiamo tutto quanto in armonia? Ti ricordi Paolo, noi eravamo, quando ci siamo visti insieme, eravamo qui, che mi ricordo, che ti dicevo, guarda che cede e se va, magari fa anche un doppio massimo, cioè un nuovo massimo, ma se non supera la linea dei 30, questo qui ve lo faccio rivedere, sarebbe, scusate, dei 26, ok? Cioè la seconda linea, i 26, 45 l'avete qua, la 26 qua. Certo, Se rimane già nella siamo, parte bassa. esatto, qua siamo alla 45, no? Qua già siamo comunque in zona short, quindi long era difficile. Ha rotto sì il massimo, ma se non supera questo è il massimo di Gauss. Cioè, da qui va giù, e così ha fatto, e testimone tu, eravamo qui, giusto? Nella parte bassa del ventaglio. Esattamente, siamo nella parte bassa. Se rompe questa, siamo sotto il minimo di Gauss. Sotto il minimo questo, abbiamo preso questo. Si potrebbe anche fare un calcolo su questo, se volete. Vi lascio a voi divertirvi, spostare tutto qui e provare con questo qui.
Comunque, se andiamo poi sotto qui, come siamo sui se 3.000. li riconosci dall'indicatore sotto, Esattamente. Come dell'autocycle. sappiamo, bravo, con l'autocycle noi andiamo a vedere i nostri cicli. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 era questo, ciclo, no, sì, ciclo 3 Paolo, no, questo non me lo ricordo più. Sì, qua 1, Allora, 2, 3, 4, 1, 5. 2, 3 e 4, adesso siamo, vedendo, devo guardare più dal mio perché da lì non vedo, non 4 vedo. dovrebbe essere questo, non mi ricordo se iniziava da qui o da qui, credo da qui, il 4. Il 4 è già, è incominciato dall'ultima parte, l'ultimo pezzettino, fammi vedere che sto guardando nel mio monitor, Sì, meglio. questo Sto dovrebbe... andando sopra il tuo, sopra il tuo grafico. Dopo il Ok. massimo assoluto, quindi un massimo dopo, Un massimo dopo. da lì incomincia la chiusura e sul minimo assoluto è chiuso il 4. Il 4 si è già chiuso. Ok, quindi il 4 è questo qui. Ecco. Pensate qui. Dura 33 candele, dura, eh? Ok, vediamo se 33, No, è 20, un po' più giù, 22. la devi No, prendere allora prima. forse questo qua. 33 Esattamente. candele, esatto, preciso, perfetto. Vedi che ritorna. Ok, no. Poi ti darò anche un altro, mi dimentico ogni volta, ricordami che ti do un vincolo temporale, così ci lavori meglio. Ok, perfetto. Sapendo che questo è il 4 e sapendo nell'angolatura in cui siamo, poi si possono fare anche delle angolature alla rovescia per vedere anche come, quindi possiamo metterla qui, adesso non la sto a calcolare precisa, ma ecco qui. Ok. Diciamo facciamo, ma dai, sì, facciamo un po' i pignoli, dai. Tanto si sta, ormai ho imparato, come vedete, a farlo anche alla velocità della luce. A mano lo posso fare anche abbastanza veloce. Ok. Ah, l'ho spostata. Sì, le ultime parole famose, ecco. Allora, Vabbè, ci 315. Dai, giusto per far vedere anche il processo di come possono farlo i ragazzi e le ragazze direttamente, se vogliono cimentarsi. Ok. Mettiamo un parallelo. Ok. Così. Volendo possiamo piazzarlo su G1. Eccolo qua, questo non ci serve più, cancella. Ma guarda caso, ma guardate dove si è incanalata, ma guardate come ha rimbalzato, ma guarda caso. Ok? E poi guarda caso, se la vuoi vedere anche così, dovrebbe essere adesso la zona rialzista in questo caso, perché è il contrario. In questo caso zona rialzista, esattamente, perché sta ripartendo. Se io faccio questa lineetta qua, per esempio, lo vedete l'incrocio? Non so se riesco a piazzarlo questo mouse. Accidente. Visto? Sì. Ecco, sappiamo già dove può andare. Poi, naturalmente, ci possiamo aiutare anche con tutti i nostri altri strumenti. Qua, per esempio, si è formato un incrocio. Abbiamo visto l'altra volta. Quindi, questa linea non so perché sta lì, che in realtà non è l'incrocio lì, assolutamente. Eccolo qua. Okay. Abbiamo, vi ricordate la tecnica del serpente? Della regressione va sempre abbinata a tutto. Eccola qua. Mettiamo la viola così ce lo ricordiamo. Eccola qui. E anche qua noi possiamo andare sempre a tirare le nostre trend line dall'apertura alla chiusura, trend line regressive, e andiamo a vederci gli sbilanciamenti. L'avevo già fatto, mi ricordo, eccoli qua. Toccato. In realtà, quando dico sempre, il bersaglio può essere toccato anche al 50%, non è detto che deve andare al 100% del range opposto, può fermarsi anche al 50%. L'aveva fatto subito in questo caso, quindi una volta che lo fa subito, o comunque una volta colpito, sì, spesso ci ritorna, però io non lo userei come certezza assoluta. Se ci ritorna bene, se non ci ritorna, pazienza. Ci è andato di fatto abbastanza vicino, quindi qua sta tentando anche qualcos'altro. Quindi possiamo sommare tutte le cose, anche questo. Sapere quanto range può fare e andare avanti. Qui ci sta facendo lo scherzetto perché ha tentato di incrociare più volte e niente. E qua mi riporta al discorso, anche come avevo anticipato, dei famosi casi particolari. Casi particolari che io chiamo a tempo ridotto, che si ricollega sempre alla nostra questione spazio-tempo, prezzo-tempo. Allora, vediamo qualche caso. Vediamo, poi devo correre perché siamo già alle 17 e un quarto, ho ancora un sacco di cose da dirvi. Ok, Beh, allora, no, volevo. possiamo fare il prossimo appuntamento, è inutile. Sì, ma era un peccato, insomma. Allora, vediamo, ce n'era, eccolo qua, ce n'era uno, per esempio. Allora, vedete che c'è questo, il nostro serpente regressivo, come lo chiami tu, Paolo,
Incrocia e rincrocia in tempo molto stretto. Qua c'è un altro, per esempio. In più, qua, sempre per andare a collegarci all'angolo, l'angolo in questo caso, come vedete, è positivo, c'è sopra lo zero. Se questo è il nostro piano cartesiano, sotto è negativo, sopra è positivo. Però siamo in un periodo, in un tempo, perché indicatoci dalla media tua, del tuo indicatore di Alessandro Bianca, che in realtà sarebbe dovuto essere short. Ma l'angolo ti dice di no, io non so che cosa ha fatto lì. Scommettete che se prendo da qui, ok? Subito da qui sarebbe da andare long. Vediamo un po' cosa combina. Siamo qui, ecco, praticamente all'apertura di questa c'era da andare direttamente long. Cioè, quando ci capitano questi regali di Natale, si potrebbero chiamare aritmie, si potrebbero chiamare tempi compressi, troverò un nome, se no suggeritemelo voi, non so, che avete più fantasia. Già qui, senza dover aspettare come negli altri casi più lunghi che aspettiamo sempre, ci dà il segnale, aspettiamo il ritorno, quando abbiamo il segnale, la chiusura andiamo. Qui possiamo già partire subito, ci dà direttamente subito il nostro bersaglio. Può succedere alle volte che ne faccia uno, due di continuo, come qua vedete una piccolissima proprio, due, tre, quattro, ne fa addirittura quattro. Qui probabilmente ci sarà un piccolo drawdown, ma comunque dovrebbe arrivare sempre al bersaglio. Vedete, in tempo long, adesso vediamo se riesco a segnare, è veramente piccola, ma ve la segno lo stesso. Però l'angolo va in negativo. Quindi in teoria ci direbbe, guarda che quando dovrebbe salire non sta salendo. Quindi momento in cui scende, che sarà sicuramente questo, accidenti, aspettate, momento in cui scende, e dai, eccolo qua. Probabilmente avrà un movimento forte, anche se qua poi vediamo cosa succede, perché poi subito risale. E in effetti vediamo cosa sta facendo. Quindi allora qui sarebbe da aprire il trade, quindi a questa qui, e andare short. Lui ci va contro, però siccome è un'aritmia stretta, poi la rifà di nuovo. La vedete che il tempo long di nuovo lo fa con angolo negativo, in tempo strettissimo. E poi però se vai a Praticamente, vedere non riesce a esatto, raggiungere noi abbiamo il drawdown, va bene, come dici tu, però alla fine, siccome ha fatto quella cosa lì, giù. Ma questo è praticamente, se lo andiamo a paragonare, quando io chiamo il Maxi Gauss, non esiste, esiste un secondo Max Gauss, ma non esiste il terzo. In questo caso ha Esatto. fatto, anche se è un ciclo, è lo stesso una distribuzione, una campana gaussiana interna, diciamo, quindi ha fatto il primo Max Gauss, lì sopra non ci deve andare, se ci va torna sotto, in questo caso ne ha fatti due Max Gauss, ma non è andato sopra, è rimasto come un doppio massimo e da lì è crollato. Bravissimo, esattamente, perché ha consumato il tempo. Sì, il Vedete? tempo. Cioè, ha compresso il tempo, vuol dire che l'ha consumato prima, no? Infatti qui Sì. ha tenuto più tempo. E quindi fa queste cose, sono interessanti perché ci permettono di entrare proprio sul momento, senza dover aspettare magari il segnale. E questi sono i casi particolari, che magari anche qui, sempre per Alessandro, di buona volontà, se ha voglia, e andare proprio a mettere quando appaiono queste cose, senza doverci andare a calcolare, pensare, guardare, mettere le linee, magari ci appare un simboletto particolare. Guarda che qui questo è il segnale in cui deve entrare subito. Okay? Quindi, non Sì. so, un tondino invece che una linea, segnale normale, lineetta, il Sì, segnale caso particolare, tondino, così tu sai come un agire. tipo qua che si Sì. apre una finestrella, no? Esattamente, una finestrella, qualcosa. E così non occorre nemmeno pensare. Quindi volevo spiegarvi anche questa casistica particolare. Poi in realtà ci sono ancora tantissime altre cose da inserire dentro al sistema. Avevo fatto l'elenco che erano almeno 6-7 tecniche. Ve ne ho mostrate praticamente adesso 3. Okay. Ma poi è inutile, è meglio mettere tutti quanti in un indicatore, poi alla fine. Perché il cervello umano, come ti spiegavo, ma io stesso, e anche se le so, che me le sono studiate, che me le guardo, che me le sono inventate, eccetera, vi giuro che il mio cervello, essendo fatto di carne e ossa e non so, sangue, quello che è, comunque, prima o poi, vuoi perché sono stanco, vuoi perché devo, tutto quello che vuoi, a considerare anche solo 7 tecniche vai fuori di melone. Okay? Quindi anche io stesso che
conosco il codice di questa roba qui. Tendono anche a non fare un trade fatto bene. Le emozioni sono quelle. Tradano, fai Esattamente. bene, però emotivamente poi non riesci a chiudere perché pensi, perché fai, perché vuoi, e poi ti trovi dalla parte contraria e di nuovo l'altra emozione ti dice: ah, dovevi chiudere prima, chiudi adesso. Ah no, ma magari ci torna, e di nuovo un'altra emozione che sopraggiunge all'altra emozione. Alla fine è una confusione talmente tale che non riesci più a prendere la padronanza della decisione. Questo è il problema. Esatto, Non di hai te la stesso, padronanza sì. di decidere, perché sei Ma poi... talmente in confusione di emozioni positive e negative che non riesci a decidere. Quindi un robot o comunque un segnale di take profit o un segnale di stop loss oppure un segnale d'entrata e di uscita ti dice: qui devi uscire. Tu poi fai quello che vuoi, ma io ti dico: devo uscire così. Se lui il segnale ti dice così, vedrai che uscirai sempre bene, anche se poi col senno di poi avrebbe pagato di più. A lungo andare ti paga di più uscire nel momento in cui ti dice il segnale, il robot, che non so, l'indicatore, quello che è, ti dice: guarda che qui devi uscire. Poi fai quello che vuoi. Tu devi uscire perché lui te lo consiglia. Quindi esci, se tu fai la statistica, ne esci meglio seguendo le indicazioni. Esattamente, che è quello che intendevo io, cioè il cervello umano prima o poi si stanca e può essere che sbagli a vedere tante tecniche. È anche vero che le si possono prendere una per una, nel senso se io a me piace soltanto la tecnica delle aritmie a tempo, cioè quella, tempo compresso come abbiamo visto adesso, faccio solo quelle volendo, però sappiate che non è tutti i giorni, ecco, bisogna saper attendere. Invece se le uniamo tutte e sette le abbiamo magari tutti i giorni, però... Anche il mio stesso cervello, io che le vedo, le faccio ogni giorno, potrebbe sbagliare. Quindi se ho una macchina che mi fa tutte le analisi, mi mette un bel segnalino, come dici tu, e poi io so quei segnali lì come sono stati formati, non ho bisogno di farmi tutta la checklist, quindi non vado fuori di testa. Però, come dice Paolo, allora posso decidere bene, è consigliato. Allora lì ragiona la mia testa, la mia mente umana è concentrata come una lancia, come diceva Bruce Lee, okay? Io sono molto legato a Bruce Lee perché ho studiato il suo stile ormai da 20 anni, sono Jeet Kune Do, lo pratico da 20 anni, e David questo lo sa, perché anche lui fa arti marziali con me, e devi affilare il pugno. All'inizio il pugno per l'atleta è un pugno, cioè non sa che cos'è, è la mano chiusa, il pugno. Poi per lo studente... Il pugno non è più un pugno, magari si tira con la destra, si tira veloce, si tira da sotto, si tira da sopra, si tira girando, si tira colpendo con il piede, c'è mille tecniche impressionanti, ma poi alla fine, se vuoi diventare veramente esperto, diceva Sijia Bruce Lee, Sijia vuol dire il padre fondatore, il pugno deve tornare di nuovo un pugno, cioè tu ritorni senza mente e il pugno va da solo. La tecnica è quando andavi in bicicletta a 3 anni, quante volte sei caduto? Quante ginocchia ti sei sbucciato? Poi papà, mamma ti ha insegnato, eri lì concentrato, oppure l'istruttore di guida, adesso vai in bicicletta pensando a cosa c'è di cena, cosa c'è per cena stasera, pensando ad altro, eppure pedali lo stesso. Vi ricordavate quanto era difficile quando a scuola guida dovevamo far partire la macchina e adesso? Questa è la via. Se io ho l'indicatore, mi lascia la mente libera per poter poi usare il pugno come un pugno. In questo caso, il trade come un trade. Aspetta Semplice, diretto, un efficace. attimo, che Così dice. rispondo un attimino. Non abbiamo iniziato prima, è che il fuso orario nostro è diverso dal tuo, cara Michela, che mi ha chiesto adesso: avete iniziato prima? No, abbiamo No, quasi già in quanto finito, italiane, sì. perché alle 16:30, 16:30 da te saranno le 17:30, quindi abbiamo cominciato prima. Infatti quando ci sentivi prima stavamo facendo le prove. Beh, scusa, ti interrompo, era per magari non lasciarla. Sì, no. Questo, no, volevo introdurre anche questa cosa per parlare dell'ultimo argomento di oggi, che sono le emozioni del trading, neanche farlo apposta, quello che hai fatto stamattina, e non ci siamo parlati io e Paolo su questa cosa, cioè hai esattamente quello che volevo spiegare oggi. Ti ricordi che eri sul GBP, giusto? Eravamo sul GBP, apriamo magari giusto un grafico che non sia quello con scala 1-1, se non ci capiamo niente. Allora, GBP. Devo dire che Siri è un amante di questa griglia che io non la uso.
Sì, volevo spiegarvela oggi perché la griglia in realtà, vediamo se riusciamo. Anche Alessandro è un amante della griglia. Sì, perché vedete, ve la spiego velocemente, cioè per la fisica quantistica l'universo è quantizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che è fatto, facciamo un esempio del videogioco o della fotografia, è fatto a pixel, cioè ogni singolo atomo è un pixel. In realtà non sarebbe ogni singolo atomo perché sono le sottoparticelle, ma per spiegarlo, insomma, è più semplice: ogni atomo è un pixel, poi ci sono anche le subatomiche. Il trading ricalca, essendo una parte dell'universo perché è fatto da uomini o da macchine, come vedremo adesso, ma macchine fatte di silicio, che comunque sono state programmate da esseri umani, meno male, fanno parte di questo universo. Quindi, e vedremo come e perché, non possono esimersi dalle regole, dalle leggi fisiche di questo universo. Come l'universo è fatto a pixel, anche il trading è fatto a pixel. La griglia so che è molto contestata, tanti non serve un tubo, tanti altri invece è la panacea per ogni male. Io dico è un buon aiuto, perché è vero che posso fare questo e si muove, quindi è sproporzionata, ma se messa con la consapevolezza degli angoli che abbiamo noi, allora io posso posizionare, giusto? Cava fissa, come sempre, la mia griglia, trucco magia, esattamente dove dico io. Adesso con il mio mouse, naturalmente è una lotta contro il monitor, ma sicuramente voi avrete un mouse migliore. Accidenti a lui, guardate, dai, facciamo finta. Ok, vedete che qui, adesso si muove da solo addirittura, vabbè. Vedete che posso piazzarla e andarmi già a vedere come sono i 45 gradi, o se sta rispettando i 45 gradi, oppure se, guarda caso, niente, si muove da solo, è terribile. È Ma fermo. succede anche a me. Cioè, ma Succede anche a me terribile, nei cioè, workshop. sì. No, se no non posso farvi vedere, vabbè, ok. Vedete? Da un quadrato all'altro quadrato. Guarda dove si ferma, guarda come è quantizzato, guarda come è fatto tutto a pixel. Lo vedete? Cioè, se io devo andare a mettere uno stop loss, per il caccia stop loss, per esempio, sono qui. Ecco, vediamo questo esempio. Oggi io ho fatto il trade da qui, da questa apertura, e me lo sono chiuso qui. Anzi, no, scusate, l'ho chiuso sul pivot, quindi era praticamente alla fine, perché ho messo take profit, qualche pip sopra il pivot e lui l'ha toccato. Un pivot di E resistenza, support. esatto. Poi ho fatto il contrario, anche se in realtà ero al lavoro, quindi l'ho fatto partire da qui, perché l'ho visto dopo, non, invece di farlo partire da qui, ma non ero al computer. Ah no, scusate, no, l'ho fatto da qui. Sono andato a scuola, ho fatto lezione, l'ho fatto partire da qui e mi sono fatto questo qui. Okay. Ho messo lo stop loss dove? Qui. Perché avendo la quantizzazione, oppure stessa cosa, se fosse stato il contrario, l'avrei messo qui, per esempio. Vedete questa? Qui sono andato in caccia stop loss. Però sapendo la quantizzazione, cioè che va avanti a pixel, io l'ho messo nel pixel sottostante. Questa potrebbe essere una tecnica. Infatti non l'hanno toccato. Se tocca questo, ovvio, vuol dire che è rotto, vuol dire che va giù. Quindi lo stop loss come informazione, come parlavo l'altra volta, non più come oddio, devo strapparmi i capelli, lo stop loss, santo cielo, mi butto dalla finestra. No, lo stop loss come informazione. L'ho preso perché il trading non è un bancomat, ovviamente fosse così, magari, vero Paolo? A Certo. Ferrari in 2 giorni, non è così. Quindi piuttosto lo usiamo la nostra perdita come se fosse un'informazione. Quindi ci aiuta anche psicologicamente ad accettarla meglio. Cioè, vabbè, ho preso questi 10 pips, ho perso, che ne so, tot euro o dollari, dipende se. Ma che cosa ne ho ricavato? Ho ricavato che so che da qui può scendere, mi giro dall'altra parte e vado. Già lo Certo. affronti, già soltanto il fatto di affrontarla con tutto un altro spirito, Certo. secondo me, è già una vittoria. Al di là se poi magari non vai e ritorno, perché c'è qualche caso che magari fa 2 o 3 volte, ci può anche stare. Ma già così so, è un'informazione, già affronto tutto in un'altra maniera diversa, già sarebbe una Infatti, se vittoria. vuoi vedere tutti i massimi, tutti i minimi, non va mai oltre il quadrato, a Il parte il pixel è punto quello. più basso che vedo qui nel grafico che va oltre il quadrato, ma al limite dipende dalle. Esatto. Mettiamo che siamo stati così fortunati da voler di aver preso questo massimo qui. Dove metterlo? Stop loss. Tanti i polli, come dice Paolo, okay, lo Certo. metterebbero qui sopra e i polli verrebbero presi. Sì. Scusa, i polli verrebbero spennati. Ma se io Certo. avessi usato la tecnica quantistica, cioè i pixel, se io vado a metterlo qui, magia.
Adesso Ma guardate che roba. Sì. interrompo un attimino una cosa sola, perché per ogni webinar, credetemi, io ne ho fatti tanti, non soltanto da relatore, ma anche da partecipante. Prima di cominciare a fare i webinar, prima anche di diventare un trader, che faccio il mio lavoro come trader adesso, ne ho visti tanti. Ci sono webinar che non c'entrano niente, che veramente anche il relatore è antipatico, ma qualcosina lo imparate sempre. Questa cosa qui della griglia, che a me sta antipatica, mi ha acceso una lampadina in testa. E sicuramente tanti di voi ha acceso anche la lampadina in testa, perché quando andate a cercare qualcosa in una stanza buia, la prima cosa che fate è cercate l'interruttore per accendere la luce e poi guardate dove sono le cose che dovete prendere, giusto? E questa griglia qui per Yes. me adesso mi ha acceso una luce, perché lo stop loss per i polli lo vado a implementare. Questa te la rubo. Ok, Ah, qui chiudo la parentesi. perfetto. È giusto che ogni webinar si impara sempre qualcosina, eh? È sempre così. Ma io l'ho vista perché mi interessa, per me lo studio è un piacere, cioè proprio la mia vita. A me piace collegare, poi io essendo anche, come ciclo di studio sono un archeologo, quindi l'archeologo è colui che collega i reperti, i puntini. E deve capire che cosa succede dai reperti che ha, che non abbiamo, cioè se avessi la macchina del tempo magari sarebbe fatta, ma non ce l'ho, io devo prendere i reperti e capire che cosa vogliono dire. Ma tutto è così. Cioè se io non mi fossi anche interessato, perché David lo sa, a me piace tantissimo anche la fisica, specialmente la quantistica, me la leggo per i fatti miei, ho collegato, l'altra volta ho fatto vedere, David si ricorda, anche la radiazione di fondo, che anche quella è praticamente la quantizzazione proprio dell'universo, proprio ci sono i punti minimi dell'universo. Le abbiamo visti, no? Quelle macchie rosse e azzurre. Io l'ho Poi la ricollegata. griglia la puoi mettere anche di un altro colore più chiaro, così mi disturba di meno. La griglia, vuoi meno? Si può cambiare il colore della Sì, griglia. si può cambiare. Se vi disturba la vista, basta fare così. La metti di un colore più chiarino. Personalizza. Ma io di solito la scurisco così. Resta Sì. appena appena e non ci dà fastidio, vedete? Però ce l'ho lo Esatto. stesso, così. Però io ho Sì, dà collegato un questa colore cosa. Perfetto. leggero. Dicevo, Bello. ho collegato questa cosa perché sapendo che il trading è fatto in una certa maniera, cioè da uomini, da macchine fatte da uomini, deve, per forza, sottostare le leggi. E così è. E se avete dubbi, perché la griglia effettivamente potrebbe essere anche non in proporzione, se avete dubbi, prendete il telefonino o Android, qualsiasi indifferente, andate su Meta, vi scaricate la MetaTrader versione Android, già in automatico voi avete la griglia fissa. È da lì che ho visto, mi sono accorto. Sul telefonino io mi sono accorto È chiaro che che la griglia deve essere fissa, questo è chiaro, no? fissa, ce l'avete sul telefonino di fatto così. Qua si può spostare perché io l'ho fissata naturalmente adesso, no? Cioè basta posizionarla nel punto, adesso a parte il mio mouse che fa il furbo. Okay? Perché vado da tutte le parti, ma ve la posizionate con un punto, con un criterio decente, quello degli angoli, e noterete che la griglia ritorna esattamente sui pixel che vi ho fatto vedere prima. Adesso l'ho spostata, naturalmente quella di prima era sull'angolo, eccolo, sì, perché mi ha preso l'angolo preciso. Okay? Vedete che funziona. Sul telefonino invece è già messa, si vede che il programmatore della MetaTrader, che secondo me, tu la credi diversamente, ma io credo che la facciano apposta a non metterci le proporzioni, si vede che se ho ragione io, invece che hai ragione tu, sul telefonino o si sono dimenticati oppure proprio gli è scappata sta cosa, ma sul telefonino avete le proporzioni già giuste. Quindi la potete, al limite, se non trovate la proporzione, non volete cercarvela a mano, ve la potete andare a vedere sulla MetaTrader per La Android. sfera fissa è già proporzionata comunque, o Sì, però bisogna posizionare il minimo, come ho fatto io, perché può correre, vedete? Quindi no? basta Ah, andare a sì, certo. posizionare il minimo sull'angolo. Ok, per esempio il minimo questo, oppure se volete considerare, bisogna considerare il minimo che vuoi considerare, poi lo vai ad aggiustare, no? Potrei considerare il minimo sulla spike, so che il mio mouse veramente accidente a lui. Ah, ok, ce l'ho fatta. Ok, guardate. Niente, lo sposto. Vabbè, ve lo fate a casa, comunque avete capito. F12. F12, vediamo cosa succede. F12. Tu hai qualcosa di attivato. Sì, Hai schiacciato no. l'FN attivato. Sì, no, no, qualcosa, non lo so, vabbè, per non perdere Comunque connessioni strane, l'F12 diciamo vuoi il grafico in avanti, quindi lo sposto in avanti e poi lo così. posiziono. Ok, quello è felice.
Boh, sì, ma comunque lo possono fare, anzi, lo lascio che se lo facciano a casa perché insomma bisogna fare le cose. Perché ascoltare si impara il 10%. Okay? Certo. Quando faccio fare, quando io parlo e faccio le lezioni frontali ai miei studenti, vi assicuro le facce, potete immaginare gli occhi di questi poveri cristi. Okay? Magari quando spiego grammatica, per esempio. Invece, se gli faccio fare, oggi abbiamo costruito un bellissimo schema con i programmi digitali e una mappa mentale. Non solo impari il 90%. Quindi fate a casa, fate perché imparate. Poi, ovviamente. Bene, però volevo dire anche per le emozioni, quello che abbiamo visto oggi, no Paolo? Oggi tu volevi fare il long qua, però poi è andato short, l'emozione, ti è venuto un colpo, ah santo cielo, non l'ho fatta giusta, Ma non più l'ho che fatta, ma altro che non è insomma. neanche il computer, ma comunque l'emozione è quella, Sì. sì, L'emozione è certo. quella perché questa cosa qui, e poi in realtà è andato nella tua direzione come avevi la tua analisi, però nel momento ti sei preso una tachicardia, che magari era evitabile, giusto? Sì, certo, ma più che era evitabile anche che non sei mai preparato a quello che deve avvenire. Cioè, se veramente il trading è un'emozione positiva e negativa nello stesso tempo, perché nel momento in cui entri hai la speranza che è un'emozione positiva, poi hai la delusione che hai sbagliato, cioè non hai sbagliato, non esiste un trade giusto o uno sbagliato, perché il grafico non è che un'analisi la fai, il grafico si muove e te la godi se l'analisi è giusta, ma non è che il grafico si adegua all'analisi, assolutamente no, questo Certo. deve essere chiaro, tu fai l'analisi ciclica. Sai bene o male che statisticamente siamo in una parte ribassista, quindi vendi e il grafico scende, allora si è adeguato alla tua analisi, ma non è che il grafico fa così perché sia un ciclo ribassista, eh? Ragazzi, state ben attenti a queste cose. Certo, esattamente. Poi vedere queste cose qui, oppure come parlavamo l'altro giorno, queste spike, questo sali scendi, su euro dollaro avevamo visto queste robe qui. Accidenti, aspettate un attimo, ecco. Queste robe qui, guardate che roba, queste robe qui, queste cose qui, queste cose qui, queste. Allora, non vi suona strano questa roba qui? Ok, andiamo a vedere il nostro Gandhi prima, dove l'ho messo. Andiamo a vederci i suoi, dove stanno, le sue belle carte millimetrate, ok? Una bella chiara, no, questa qui è chiara, no, era meglio quella di prima. Andiamo un po', Quella giù, torniamo indietro. sinistra. Questa, ah, guardate questa che bella, è che forse è piccolina. Accidenti, no, è piccola. No, riprendiamo la prima, va, è la più bella. Ve la riapro. Andiamo a vederla. Allora, Sì. questa non so se è la data, ma comunque sappiamo che Gang al limite. Potrebbe aver tradato fino agli anni. Quando è morto lui, Paolo? Negli anni 80? Beh, Boh, non lo so. Non comunque, posso fare insomma, vedere. sicuramente ben prima del 2008, e sapete tutti che nel 2008 il trading è diventato algoritmico. Ok? Sì. Cioè i computer. Ok. Allora, andiamo a vedere il suo grafico. Al di là delle varie sue linee, eccetera, eccetera. Vabbè, non usava le candele, usava le. Come si chiamano queste? Le stick, le. Vabbè, questo tipo di rappresentazione, le barre. Cioè, io guardo questa, vediamo sul grafico, la rimetto a barre, come si chiama? Le Ah, nel 55 addirittura, quindi per sé, ben prima del 2008, no? Quindi, insomma, Sì, beh, sì. non è che erano vecchi, però lui ha vissuto abbastanza, ha vissuto Ha vissuto 22, tanto, sì. 22, 77 anni, insomma, 77 anni, beh, insomma, nella media, insomma, giusto. negli anni del 1800, 1900, insomma, non è 1800, esatto. una buona età affatto, no? Esattamente. Però vedete, se io guardo queste barre, vedo l'andamento ciclico. Cioè, ragazzi e ragazze, ma cosa cambia? Cioè, tutti mi dicono sempre, si sente sempre in giro, ma nel 2008 il trading è cambiato, ci sono le macchinette, eccetera, eccetera. Vabbè, io faccio giusto, do il beneficio del dubbio, uso il mio solito metodo scientifico, come dovrebbe essere per tutte le cose, vado a vedermi i grafici antichi. Gambe non ha mai disegnato sta roba, mal che vada, l'ha disegnata negli anni 50, potrebbe essere anni 30, anni Sì. 40. Ok? Non lo so, o sono io rimbambito, o ditemelo voi, ma io vedo la stessa ciclica uguale identica negli anni 50 come nel 2000 e 2020 che siamo adesso. O sbaglio? Certo, A me sembra 250 anni uguale. fa.
Certo, me da sembra 170 identica. anni fa. Sì. 170 anni fa. 170 anni fa ha cominciato, pensate. Quindi, dov'è Cosa sta la differenza? Dov'è sta la differenza, mi sono chiesto. Sui grafici. Ma è cambiato. Però ho visto la differenza. Perché ho visto la differenza perché non ho visto nessuna differenza. Ho visto la differenza. La differenza è questa. La differenza è questa. La differenza è questa. La differenza è questa. Questa qui. Questa qui. Ta 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 ta. Il cavolo di Spike, dov'era sull'euro-dollaro? Ve lo ricordate questo? Accidenti a lui, aspetta un attimo. Anzi, mettiamo questo che è più bello. Dove era finito? Questa ve la ricordate? Cos'era qualche settimana fa? Accidenti. Vabbè, questa qui. Ve la ricordate? Tan-tan, Ah, qua, a sì, flash. certo, era Questa qui. un'anomalia del ciclo 2 e da lì parte un ciclo 1, un ciclo 3, non ha chiuso Esatto. la distribuzione perché ha fatto un ciclo, un'anomalia. Io queste cose qua non ho visto sui grafici degli anni 30. Ho quelle spike che abbiamo visto prima, non ho visto sui grafici degli anni 30. Sì, ma sai Cerca, cosa cerca, sono queste cerca. cose delle macchinette? Hanno tolto l'armonia. Esatto. Secondo me, questa roba qui. Allora, mi sono, ovviamente con tutti gli altri miei studi, perché sono appassionato di tutto. Vado a studiarmi certe belle cosine. E ve l'ho cercata perché voglio farvi vedere che questa cosa esiste. Esiste, ragazzi e ragazze miei. Okay? Cos'è sta roba qui? OpenAI. Questa è il sito ufficiale di una ditta che fa algoritmi regressivi, che vuol dire intelligenze artificiali. I suoi finanziatori sono Elon Musk e compagnia bella, quindi i più grandi imprenditori del mondo, di quelli che stanno a Silicon Valley e compagnia bella. Ok? Cosa fa sta roba qui? Io non ci volevo credere, bro, perché sapevo che il trading è algoritmico, però non avevo ancora ben capito. Poi Davide mi ha aiutato anche su queste cose qui, anche altri miei amici. Siamo andati a vedere, cioè questi qui riescono, non so se conoscete l'inglese, ma vi ho messo anche la traduzione in italiano. Ok, GPT-3. Questo algoritmo è capace di. Abbiamo addestrato un modello di linguaggio autoregressivo con 165 miliardi di parametri. Questo qui riesce a scrivere un testo, e c'è stata una prova perché l'hanno lanciato come prova in un gruppo, in un forum. Un testo di tipo filosofia, spiritualità. Cioè, nessuno si è accorto. Che quei che stavano dialogando non con un utente, ma con una macchina. Con una macchina, cioè scriveva pagine di filosofia in risposta a quello che scrivevano gli altri utenti, se ne sono accorti soltanto perché stavano arrivando centinaia di pagine in pochi minuti, cosa che un umano non può battere sulla tastiera. E Certo. sono andati a vedere l'utente, sono ritornati indietro, erano loro. Possono costruire immagini, questi algoritmi, queste sono immagini false, non esistono. Pixel per pixel, in base a quello che fa, oppure vi ho tirato fuori altre belle cose. Algoritmo di meta-apprendimento scalabile. Questo magari è un po' più complesso. Possono muovere mani, no, non è un umano che muove la mano, ok? È un algoritmo di intelligenza artificiale che riesce a muovere la mano come farebbe un umano. Ma questo è niente. Questo è niente. Sentiment neuro. Neuro senza supervisione. Abbiamo sviluppato un sistema non supervisionato, che vuol dire che fa tutta la macchina, che apprende un'eccellente rappresentazione del sentimento, nonostante sia addestrato solo a prevedere il carattere successivo del testo delle recensioni di Amazon. Cioè, questo algoritmo su Amazon vede quello che voi avete scritto, vede quello che voi comprate, vede tutti i vostri movimenti su Amazon in base alle non alle emozioni, alla tua emozione, tua personale, riesce a riconoscerti e ti dà le proposte più adatte a te in base alle tue emozioni, simulando a sua volta le emozioni. Cioè, non so se vi rendete conto a che livello siamo, ma secondo voi? Ma con i miliardi che spostano? Ma non le hanno datate sul trading? Ma non Madonna. avete visto stamattina? Cioè, non puoi, allora, nemmeno, ci sono dei limiti alle macchine, ovviamente, ci sono dei limiti, perché le macchine sono
tutti i computer sono basati sull'algoritmo di Turing, Alan Turing, quello che ha fatto la bomba, quello che ha intercettato Enigma, quello che è morto con la vela avvelenata, da cui poi la famosa casa di computer ha preso il simbolo, no? Alan Turing è quello che ha inventato il computer. Esatto. Lui aveva già previsto Gli hanno tutto. dato il premio dopo la morte, 30 anni Certo, dopo la dopo la morte. morte. Sì, beh, lui aveva previsto tutto, già come si poteva calcolare con il computer, sapeva già i limiti del computer. Lui sapeva che le macchine hanno questo halting machine, halting problem, cioè un umano può, se io vi dico, ragazzi e ragazze, contate da 1 fino a infinito. Voi cominciate 1, 2, 3, 4, 5, al 10 mi mandate a quel paese, giusto? Perché il vostro cervello di carne e ossa capisce il problema, sa, comprende l'infinito e comprende che è inutile contare fino a infinito. Un computer, questo, lo puoi far potente quanto cavolo ti pare, questo problema lui non lo può risolvere. Gli devi dire tu di fermarti, okay? Perché lui conterà l'infinito e va in crash. Le macchinette non possono prevedere il futuro. Non ti possono prevedere dove va il prezzo, ma possono fare una cosa molto più bella. Possono prevedere come noi polli, vero Paolo? Noi in generale, no? Io e Paolo, speriamo di noi, e poi ogni tanto ci prende pure a noi, ok? Ma è normale prenderla a tutti sempre. Possono neanche prevedere le nostre emozioni, perché l'avete visto prima. Possono guardare le nostre emozioni, calcolare le nostre emozioni dei retail, trade che mettono sugli ordini. Capire come siamo emozionati e farci gli scherzetti in Ma modo da io farci credo venire che questa altre cosa emozioni. sia basata logicamente su dei dati storici, dove hanno detto qui Esatto. sarebbero entrati tutti, qui sarebbero usciti tutti, e noi facciamo il contrario. Bravissimo. E loro fanno questi scherzetti. Però, come vi ho spiegato l'altra volta sui cicli, stessa cosa sui cicli, e ti fanno le aritmie, e ti fanno il ciclo X, eccetera, eccetera, e ti fanno le compressioni. Perché? Torniamo alla regola del 7 di stamattina. Anche la regola del 7 di stamattina, certamente. Probabilmente quella cosa che hai visto tu è perché facciamogli venire un po' di l'emozione, ve la posso dire anche un po' in volgare, tanto siamo tutti adulti, no? Qua adesso, spero di sì. Un po' di acqua al culetto, ok? Intanto lo fanno stringere dove non ci passa neanche un ago e tu Lì tutto. fanno gli stop, chi entra Esatto. shop, chi chiude operazione, tutto quanto quello che succede perché non hai Perché ti fa. creduto che la regola della candela delle 7 invece va a superare. Perché alle 7 loro Bravissimo. l'algoritmo l'hanno calcolato. Sì, io da qui comprerò, andrò sopra, ma prima andiamo a prendere i polli e dopo ci pensiamo. Esattamente, cioè ci fanno venire le emozioni perché una cosa che non riusciamo a controllare, dobbiamo controllarla con la pratica e autodisciplina è l'emozione. Possono prevedere questo, ma non di più. Le macchinette possono azionare questo in noi. E lo fanno con queste cose. Però, come vi ho detto prima, non si può contare fino all'infinito. Una macchina non può contare all'infinito, non può nemmeno prendere un numero a caso. Noi sì che lo possiamo fare col cervello. Non lo so perché. Sarà la prova dell'anima, dello spirito, non lo so. Lascio a voi, io non lo posso sapere. Quando lo saprò, magari ve lo dirò, ma per adesso non lo so. Però il fatto è questo: una macchina non può scegliere un numero a caso, non lo può fare. Può spendere miliardi e miliardi e miliardi. Almeno per adesso, le macchine che conosco io fino adesso, i computer che conosciamo fino adesso, a meno che non abbiano sviluppato chissà che roba che noi non sappiamo, Secondo me questo perché non noi possono possiamo fare. reagire, la macchina no. Bravo, noi possiamo volgere, una volta conosciuto il trucchetto, possiamo volgere questo a nostro vantaggio, ho detto l'altra volta. Quindi da qui nasce tutto un altro studio, come ti avevo detto, sullo studio, sulle spike, su queste cose qui. Per vedere e fregare anche le aritmie, che per oggi non vi spiego perché siamo ben oltre, e casomai vedremo un'altra volta. Ok? E ve lo lascio lì in suspense, così dovete pensare, perché se l'uomo finisce di pensare, a questo punto, cosa devo dire? La È macchina la prende il tuo fine. posto. Sei finito. Sei finito. Cioè, cogito ergo sum. Se non penso, non sono. Se volete non pensare, stare davanti a un monitor con la macchia di sugo sulla canottiera sul divano tutto il giorno, mi dispiace. Tutto va bene, ragazzi, ognuno fa quello che vuole. Io non riesco a vivere così. Io No, devo vivere. Io, esatto. ci sta a stare davanti alla televisione con una macchia di sugo sulla Ma canottiera, ci sta, quella è però riposo. dopo Sì. deve essere anche contropagata, Certo, ma quello.
Quello è un No. riposo, una ricreazione, ma non puoi vivere così. Io, cioè, io per sentirmi vivo devo vivere, pensare, capire. Se io non capisco il mondo che mi sta intorno, io sono morto. Non ce la No, faccio a stare così. no, Quindi, non ha senso. Poi diventi automaticamente, se non sei più, sei un robot. Tu stesso sei un robot pilotato dalle pubblicità della televisione, dal bravo. telefilm, da questo qui. Il corpo ne risente perché tu pensi di stare bene perché sei bello rilassato e comodo sul divano, se no il corpo ha bisogno di movimento, ha bisogno di questo. Ah, ragazzi, potremmo parlare all'infinito di queste cose. Esatto, e se E sei un torniamo a. robot di Io carne, dico mi Paolo? alzo alle 4 del mattino, alle 5 del mattino perché ho la mente fresca a quell'ora lì, devo lavorare a quell'ora lì, poi il giorno me lo passo diversamente. Però chi Poi vuole dormire diversamente. fino alle 10 del mattino, perché alla sera fino alle 2-3 di notte ha guardato la televisione e magari si è anche bevuto due birre, che è anche lecito, per carità, ma chi ne beve una, due, vabbè, ma chi ne beve 3, 4, 5, 6, 7, 8, già lì hai sbagliato perché non hai più la condizione di fare il treda, quindi non fare il treda, fai un altro lavoro, vai a fare l'idraulico e non hai bisogno di concentrazioni. Giusto? Bravissimo, perché esattamente se tu diventi un robot di carne, se questo diventa il tuo stile di vita, sarai sempre perdente, perché se ti metti a essere un robot, dovete saperlo, le macchine vi batteranno in tutto, perché sono No, perché veramente non di una resisti più, potenza. pilotato. Sì, c'è una potenza incredibile, ma io non riesco, io devo essere vivo, io devo studiare, devo vedere, guardare, scoprire, non... così io mi sento io, cioè, non potrei fare diversamente, sinceramente, non posso. No, 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 certo. Però Per, così non, per, io non per riesco ad nulla, affrontare. l'uomo vive dei sogni, però se i sogni non te li vai a cercare, se tu il sogno te lo vai a cercare, come ha fatto l'esempio della poltrona davanti alla televisione, ma può essere qualsiasi altra cosa. Io adesso non voglio prendere perché magari un tifoso di calcio mi dice: oh, sì, ma sai cosa, ma vai a quel paese, non è giusto questo esempio, però c'è una bella cosa. Io sono un amante, io leggo molti romanzi, mi piace leggere tanto, tanto, non soltanto roba diciamo di studio, didattica, ma anche per un romanzo semplice, no? Cosa è successo? Io all'età di vorrei dire 10 anni, forse sono stati 11, 12, forse anche 9, non lo so. Nella biblioteca del paese sono andato, allora sì, andavano a prendere i libri, scrivevi il tuo nome e poi li riportavi indietro, adesso invece te li compri magari, no? E mi sono andato a prendere un libro, sarà stato anche il caso, non so, di Sherlock Holmes. E c'era, iniziava proprio con lui che diceva ad un amico che entrava, andava a trovarlo e gli incominciava a dare i risultati delle partite adesso di una squadra americana di Bravo, baseball, sì, se l'ho mi ricordo, di football. E lui letto dice: no, anch'io. attenzione, fermo lì, non me lo dire neanche, perché questa notizia qui potrebbe cancellare un'altra notizia. Gli ha fatto la tesi di dire: io magari ho la capienza per avere nella testa 100 cose, se tu me ne racconti, se ne va via una perché assimilo questa e magari quella che se ne va via è più importante. Esatto, sì, le avevo letti quei libri lì. C'era in tanti libri su Sherlock Holmes basati che lui suona violino, canticchia, fa qualcosa perché non vuole ragionare prima di essere arrivato sul luogo del delitto, perché sapeva che la mente si sarebbe costruita una sua visione mentale, una sua mappa mentale, si chiama, Certo. nell'apprendimento si fa così, che magari non è aderente alla realtà, che è esattamente lo stesso meccanismo che cercano di costruire queste macchinette. Guardate questo triangolo. Guardate qua. È lo stesso meccanismo che cercano di fare con queste macchinette, che effettivamente è l'unica differenza che troviamo con i grafici vecchi, l'avete visto prima, perché tu qui ti stai costruendo attraverso le tue emozioni, che le macchinette ti fanno venire, una Certo. mappa mentale che è diversa da quella della realtà, e quindi tu avrai difficoltà o sbagli la direzione, o chiudi prima, o chiudi presto, dopo vai, lasci correre, eccetera, eccetera. Risultato? Lo vediamo ogni giorno, 95% Sì, dei perché se trader fanno togli brutta tutto fine. questo pezzo è un grafico unito, dal minimo al massimo è un grafico unito. Volete, esatto, volete un esempio semplice? Volete che vi toglio sto casino del grafico? Io lo vedo. Fine. Certo. Avete visto dove ha ruotato l'euro? Scusate, cos'è questa? GBP. Fine la storia. Cioè, tu entravi qua, oppure qua, no, scusate, al contrario, entro qua, fino alla linea, entro sotto, sotto la linea. Scommettiamo Certo. che se lo metto in proporzione un angolo di quelli che sappiamo. Allora, tu puoi anche prendere dal minimo assoluto che è qui nel grafico fino al massimo assoluto di tutti questi triangoli, questi Sì, flag, questi che vedi che non si vedono più. È tutta una linea non vedono retta più. che va dal minimo al massimo. Esatto. Se io avessi Certo. lo strumento angolo qui,
E questo David lo sa perché era nei primi studi che abbiamo fatto io e lui insieme. Cioè, questa alla fine non si vede perché è invisibile, ma c'è che effettivamente la curva di regressione, esattamente come facciamo sul nostro serpente, solo che invece in linea, si può fare anche sulla curva, ve l'ho già spiegato, quella nuvola di punti. Ah, ci siamo dimenticati la nuvola di punti, Paolo, vabbè, la prossima volta, dai. Faremo vedere dall'altra piattaforma, perché ho cercato l'indicatore, ma ho trovato questo per MT5, vedi, ma non è giusto, ci vuole proprio quell'altra piattaforma, vabbè, vedremo la prossima volta. In realtà c'è una linea invisibile, una curva invisibile, la possiamo tracciare anche a occhio, che è una perfetta campana gaussiana. Certo. Ma le macchinette ti camminano sopra e noi Perché come polli all'occhi ci vorrei cadiamo. unire una cosa, le macchinette, oltre ad essere macchinette, noi siamo anche le macchinette, vorrei dire, aggiungere questa, non solo le Sì. macchinette, il robot, il computer o quello che hanno costruito per far muovere il grafico così, noi facciamo parte di questo circuito, siamo completi all'interno di questo circolo vizioso che sono le macchinette, perché il nostro comportamento è uguale alle macchinette alla fine, perché ci siamo adeguati. Ma perché l'oro è un anello che gira, c'è cioè un oroboro, cioè un serpente che si morde la coda. Il punto è che secondo me ci sono macchinette e macchinette, cioè quelle che possiamo fare io, te, i nostri compagni, Alessandro, sono di un certo tipo. Quelle di cui sto parlando io, come avete visto, quella finanziata da Elon Musk, per esempio, e compagnia bella, cioè quelle sono su un altro livello, cioè lì è Certo, gente che ha miliardi e muove miliardi. Quindi le macchinette che muovono quella roba lì hanno un capitale pressoché infinito, cioè è facile. Vuoi vincere facile sul trading? Facilissimo, ragazzi. Volete vincere sempre? Apro qui, apro qui, apro qui, apro qui, apro qui, apro qui. Tanto c'ho 50 milioni di euro e quando mi va giù comincio a chiudere, chiudere, chiudere. Chi se ne frega del drawdown? Non funziona quando hai 100 euro e devi arrivare a 1000, però vinciamo esatto. facile così. Loro vincono facile perché loro fanno così. Se poi è pilotata da una macchina di quel genere che te la puoi permettere, ok, quei autoregressivi che te le puoi permettere. Cioè, in più ci pilotano noi pollastri che Sì, sono facciamo stati parte poco. del Sì, ci loro pilotano le gioco. emozioni e se tu non sei accorto, una volta che io vi ho mostrato questa cosa, tra l'altro, una volta che l'avete vista, cioè basta, una volta che vi siete accorti che la vostra coscienza è su questa cosa, la vede, non ti frega più, ma se non la vedi e tu continui, è come la caverna delle ombre di Platone, no? Non so se la conoscete, ci sono i carcerati, legati, gli schiavi legati alle catene, che possono guardare solo avanti e dietro di loro c'è un fuoco e sulla caverna, totalmente chiusa, vedono solo le ombre delle persone, i carcerieri, che si muovono dietro. Il primo che si accorge, che guarda, gira la testa e si guarda, ma cavolo, ma queste sono ombre, ok? E cerca di dire agli altri, ragazzi, ma guardate, queste sono ombre, non sono persone reali, gli altri si incavolano e lo picchiano. Certo. Perché? Se ti accorgi, basta una volta. È un processo mentale. Io studio queste cose, ovviamente sapete, sono professore, quindi io per insegnare ai ragazzi devo sapere tutta questa roba, come funziona il cervello, la pedagogia e tutto quanto. Cioè, una volta che tu ti accorgi, hai la coscienza di certe cose, le vedrai sempre, non puoi esimerti. Ma se non le vedi, questa roba qui ti frega. Se le vedi, allora facciamo come Sun Tzu, la giriamo a favore. Il Certo. problema è che il 95% dei trader di queste cose fa analisi tecnica, per esempio, e non le vede e sarà sempre a Certo. fine di poll. Questo è. Con questo io direi che possiamo chiudere. Aspetta, non vogliamo Sì. dire che l'analisi tecnica o l'analisi sigla, che poi è la stessa cosa, non funzionino. Però No, 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 purtroppo hanno assolutamente. questi deficit Sì, che ci anzi, l'analisi costringono. tecnica funziona al 50%, sei tu che poi la fai funzionare, cioè devi sbilanciare quel po'. Certo. Certo. Intendendo analisi tecnica, intendo quando tu vai a fare le cose base che conoscono tutti senza consapevolezza. Poi ovvio che ci sono milioni di tipi di analisi tecnica, non stiamo neanche a sindacare. No, no, no. Forse mi sono espresso male io, però avete capito, no? Quelle, le cose scontate, ecco, volevo dire così. Le tecniche scontate che ormai conoscono tutti, che sono dentro, sanno come fregarci, poche parole, quelle cose lì. Certo. Ecco, in questo senso. Quello che ti frega sono per esempio queste due candele ribassiste centrali che tu magari stai puntando al long e ti sei preso o uno stop a pari o hai chiuso con poco profitto, invece potevi tenertelo 2 giorni, 5 giorni, farti un mega profitto, però non lo fai, Capito. perdi tempo, sei 5 giorni al computer, entri, esci, chiudi, giri, fai, no, ma adesso è sceso tanto, allora da qui lo vendo, e tutto questo sarebbe, si deve, io stesso, perché anch'io faccio questo lavoro giornalmente,
combatto, combatti quel giorno dopo, però non guardi più quello che è successo il giorno prima perché non te ne frega. Però normalmente dovresti dire: cavolo, ma quella operazione che ho fatto lunedì, se la chiudevo oggi che è venerdì, non dovevo stare tutto il giorno al computer perché mi portava lo stesso guadagno e tutto il tempo che io sono stato a guardare le candele salire e scendere me lo risparmiavo. Però così non si può, no? Esattamente, sì. È che questa cosa qui, dopo, se c'è sempre un caro Alessandro, tra un po' mi tirerà una ciabatta in testa, un caro Alessandro di buona volontà, si può fare tutto uno studio sul tipo di spike. E quindi andare a vedere, ovviamente questa cosa qui la possiamo fare ad occhio, perché io più o meno la faccio ad occhio, ma se ho una statistica fatta con, per esempio, un'EA che mi dice, mi fa una bella statistica fatta bene, sui rapporti tra le spike e poi la discesa e la salita del prezzo, noi possiamo andare a scomporre quella famosa componente automatica dell'emozione, come abbiamo detto noi, e possiamo andare a vedere quando su certe spike è il caso che ci diciamo, guarda che quella lì probabilmente sarà un massimo, un minimo, se non assoluto, almeno relativo, o comunque lì ci sarà un cambio, perché le volte, guardate qua, cioè fanno una spike così che ti dico, sì, cambio, poi te la rifanno dall'altra parte, infatti ricambia di nuovo, poi te la rifanno, cioè guardate come si gioca qui. Certo. Cioè, quindi questa Certo, cosa, sì. che poi possono le macchinette o siamo noi stessi a produrre questo movimento, eh? Sì, ma io ti dico, secondo me sono quel tipo di macchinette là, che poi giocano su di noi e Perché noi suonato il prezzo lì dentro. andiamo a corroborare questa direzione che ci hanno dato. Okay? Cioè, siccome se la massa è pilotata da, e allora usano la massa come strumento. Quindi è vero che tu dici siamo noi, ma siamo noi nel senso che siamo pilotati dall'emozione da questo tipo Esattamente. di algoritmica qui. Assolutamente, Questa è la mia teoria, ma secondo me è così perché ho cominciato a guardare le proporzioni e i conti mi tornano. Perché se non fossi sicuro, almeno all'80%, adesso ve la dico come teoria, ma se non fossi sicuro all'80% non ve la direi neanche come teoria, perché sennò me ne sto zitto, perché insomma sì. guarda, io dico sempre, quando ho finito un webinar, dico sempre a me stesso: ah, oggi è stato un bel webinar. Perché diciamo, a volte ci sono dei webinar, magari visto che ne faccio tanti tutti i giorni, quello di oggi magari è un webinar così normale, c'è cioè una riunione, una rappresentazione, un guardare un grafico, non è che tutti i webinar sono belli o sono al 100% pieni di cose interessanti. Questo webinar qui, dalla parte didattica, di strumentare, di guardare le cose, ha un componente, ma tutto il resto, il discorso, è un gran bel webinar, un bel webinar. Lo dico io perché mi ha Grazie, ci proprio sono contento anch'io. fortunato. Tutti quanti voi lo direte perché siete ancora tutti qua, non se n'è andato nessuno. Perché è interessante questa tematica. Questa tematica qui è lo svolgimento di una cosa chiama cosa, un lavoro chiama un altro lavoro. Partiamo dalle spike, partiamo da un indicatore, partiamo da questo, ma arriviamo sempre al punto finale che dobbiamo cambiare noi stessi, dobbiamo cambiarci. Il nostro modo di pensare, Bravissimo, sì. non riusciremo a cambiare. Per Infatti, questo quello stiamo che mi lavorando su altre piacerebbe. cose perché non riusciamo a cambiare. No, abbiamo Esatto, quello che mi bisogno di un piacerebbe anche a me. pulsante rosso e un pulsante verde. Abbiamo bisogno di un pulsante di stop, cioè un pulsante da cliccare. Continua un attimo, perché una volta in uno studio americano, adesso mi ricordo tanti anni fa, una base militare, avevano messo in una gabbia di scimmie, avevano messo dei pulsanti, adesso non mi ricordo che colore che erano, quando guardavano un Di banana? monitor, te lo ricordi? Sì, L'hai sentita? lo Adesso so, tanti anni certo. fa me lo ricordo. E questi qui, Sì. praticamente, la scimmia quando vedeva nel monitor una figura, adesso non mi ricordo cos'era, schiacciava il pulsante e gli usciva la banana. Sì, e ha battuto tutti i trader messi a confronto con la scimmia e la banana. Lei è stata la più brava e li ha Adesso non me lo ricordo stracciati. perché saranno più di 10-15 anni che l'ho vista io questa cosa. Sì, è Forse c'è vecchio questo ancora esperimento. da qualche parte. Sì, la scimmia con la banana, è vero. Il miglior trader del mondo, la scimmia con la banana, me lo ricordo molto bene Guarda, quell'esperimento. forse non era neanche non so se era su YouTube, ma l'ho visto in televisione addirittura. So che mi Sì, ricordo sì. i militari, ma adesso non mi ricordo se era in una base militare, forse faccio confusione. Tanti voi magari se lo ricordano meglio di me, Sì, no, però. non mi ricordo, ma potrebbe essere perché erano esperimenti che facevano spesso negli anni Ottanta, proprio i militari, sia per il pilotaggio di aerei, sia per insomma, usavano queste scimmie. Emozione, la banana per lei era una paga e allora tac, cliccava quel pulsante e veniva cliccato.
E noi dovremmo essere così, verremo appagati dalla banana, in questo caso, cliccando il nostro mouse quando c'è bisogno di cliccarlo. Questa è l'unica cosa che dovremmo fare, perché cliccare durante Bravissimo. questi movimenti qua non c'è la banana. Bravissimo. E quello che fanno invece adesso è usare questa cosa qui esattamente al contrario. Il 95% dei trader perde. Proprio per questo Chiaro. motivo qua. Esatto. Se vi interessa, anche interessante, è vedere l'esperimento. Non ve lo spiego adesso, ma andatevelo a vedere. È Universo 25. Ah, bene. Esperimento con i topi. Una cosa che fa venire i brividi, è una roba incredibile. Universo 25. O 20, o 23 o 25, uno dei due. Dove, lo cercate, sicuramente si trova. Bene. Perfetto. Questo. Bene, dai, la Dici, registrazione è un ma... po' lunga, il primo pezzettino, vedo se riesco a tagliarlo, se no te lo passo così e poi vediamo, lo tagli magari Sì, tu, va non so. bene. Se c'è qualche domanda, però insomma, risolviamo anche le Guarda, le domande. domande io, il nostro pubblico è Silenzioso. molto poco interattivo, anche perché quello che diciamo, io mi sono accorto da quando faccio dei webinar, che faccio dei webinar dove cerco sempre di attirare un po' a far interagire le persone che mi ascolta. Nel nostro caso non ci sono state tante domande, proprio perché la tematica l'abbiamo svolta Sì. così, è stato un dialogo, non è un webinar. Voi che ci state ascoltando, state prendendo parte a uno sviluppo di qualcosa che forse sarà o forse no, perché è in work in progress. Qualcosa esce sicuramente, qualcosa ne esce di sicuro al 100%. Dobbiamo vedere che cosa ne esce. Per quello stiamo lavorando per noi, almeno per me, parlo per me, ma sicuramente anche per te. Fare un webinar e sicuramente arriveremo al punto dove dobbiamo arrivare. E adesso ci mancano sicuramente Alessandro che si metta in moto. E tutto il resto, però noi abbiamo steso il telaio, diciamo, dove lavorare, i calcoli di Gann e tutte queste cose qui, no? E poi Esatto. la cosa dell'intelligenza è fantastica, no? Io devo dire Sì, questo. anche Quindi perché domande non ce ne quello... sono, almeno quello che perché c'erano non sono anche state risposte. benissimo, perché è anche dare un metodo, no? Come affrontare questo lavoro, è anche dare un metodo. Certo. Cioè, io guardo, vedo, scopro le cose così, cioè con le Certo. gambe e i puntini, fondamentalmente. Vedete, potrei anche fare un canale, vedere sul minimo lì, su in base a una linea, che è sicuramente una regressione questa, perché ruota tutto sulle regressioni, caos sopra, caos sotto, la potrei dividere ancora, potrei prendere questa misura qua, e avanti così, e Però vedere se... anche rientri sempre in un canale, una trend line, un'analisi tecnica, Sì, ma dovresti usata... riuscire a filtrarla. Bravo, un'analisi tecnica, ma usata non come si fa normalmente, un'analisi tecnica con sotto però un Certo. principio ben diverso, perché io so che questa è una lettera di regressione, so che il prezzo c'è rotto quando si vede, cioè, e so che quando cambierà angolo, e probabilmente ci sarà anche un certo angolo, tra l'altro, allora, lo metto a occhio, guardate, lo metto a occhio, giusto per metterlo, perché so che non è in proporzione. Probabilmente quando mi cambia angolo, beh, cosa volete che faccia? Roberto, sei ancora in ascolto, lui sa bene che te l'ho detto, una volta l'avevo detto anche a te Paolo, ma questa cosa non la dico, voglio che ci riflettiate sopra. Ok, Robby, sicuramente ti ricordi, vero? Quando eravamo quella volta, che cosa sono questi? Lui lo sa, Paolo anche lo sa, shh, non Poi diciamo attivo niente, anche il vediamo. microfono. Vedo che c'è il microfono, lo posso anche attivare, Roberto. Ah sì? Vabbè, Se se vuoi, non vuoi, so, vabbè, non lo, chiedo. dovrebbero ragionare, se non lo sappiamo noi, lo lasciamo lì come esca e vediamo se i nostri cari ascoltatori riescono a capire di che cosa sto parlando, perché seguendo il ragionamento, il metodo come faccio io, sicuramente lo trovi subito. Certo. Che così, vista sembra un'analisi tecnica, ma l'analisi tecnica non è così, anche se No. sembra, o comunque implementata. Poi Vabbè. l'analisi tecnica funziona al 50% proprio per questo, perché se tu usi il 50% giusto, Esattamente. è quello che la maggior parte non lo usa, perché noi siamo emotivi, siamo presi sempre da questa cosa che c'è. La mattina magari vuoi fare il trade e magari l'hai fatto troppo presto, poi ti impalli perché non vai in positivo, vuoi uscirne da questa operazione indenne, cioè vuoi uscire senza avere neanche una perdita. E ti lasci prendere da una cosa che ti porta via tutto. Io sono molto fortunato, devo dire non perché fortunata nel trading, ma sono fortunato perché
gioco sempre sui miei guadagni, per fortuna. Anche perché tu sai che ho il trading automatico e quando hai una cifra grande fai parte di quelli che hanno il trading automatico, che meno male, se proprio va male, dici, sai cosa, blocco tutto, tra 2 settimane lo vado a rivedere e meno male ci torni, ok? A meno che proprio non sia un'espansione anomala, l'Eurodollaro maggio del 2016 mi pare che era da 1,50, è andato a 1,3. Sì. Ci ha messo 2 anni, mi pare, però c'è andato. Se avevi il robot che funzionava nel 2015, 2016 a 1,50 euro, logicamente non sei ancora che aspetti, perché adesso è 1,18 euro, quindi sei ancora che aspetti che per me è 1,50. Questi sono i casi, logicamente, che io dico sempre: nei massimi, ragazzi, non comprare, non comprate, vendete. Però quali sono i massimi assoluti? Non esiste un massimo assoluto, non esiste un massimo, un ipercomprato, un ipervenduto nel mercato, non esiste. Esatto, E non c'è. quello è il problema. Quindi il sistema dell'algo, che tu l'hai anche testato, che poi avrai modo anche di guardarti altre cose quando ti passo tutto, penso nel weekend, Ok. vedrai che ha la possibilità, se tu lo metti con un martingala che non sia un martingala a 2, ma martingala anche a 1,5 o addirittura 1,7, mi pare che è praticamente un calcolo di Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8 e così via, no? Quindi poi hai 13 e così va avanti, 21 e così via. Cosa succede? Che la martingala non è più 1, 2, 4, 8, 16. Quindi hai un calcolo matematico di Fibonacci che l'operazione si diventa anche, parliamo della distanza delle operazioni. Se tu hai una distanza di 10 pips e la fai a martingala, diventa 10, 20, 40, 80, 160, e lì incomincia a diventare veramente lontano il grafico, non riesce anche a prenderlo, però se è un conto grande e un'operazione te l'ha sparata 1 e che non so, 1,20, e il mercato continua a scendere, tu però sei in buy a 1,20, può succedere che la settima operazione sia lontana di anche di 5, 600, 700 pips, la più grande, quindi bene o male prima o poi va a pareggiare. Io ho un'offerta di tradare un conto che fu di 2 milioni di euro, che l'avevano dato in mano a uno che l'ha portato a 600 mila euro, quindi ne mancano 1,4 milioni. Cazzo. E mi hanno chiesto se volevo farlo io. Siccome mi sono tolto da questa cosa, fare il portfolio manager è veramente una cosa stressante. Cioè, infatti ti ho passato l'intervista di Mauro Corona, perché avere a che fare anche con questo, anche se non c'entra niente, magari te la vedi, ma poi mi Sì. dirai. Sì, Perché che a un avevo da certo fare robe per punto, scuola, ma la guarderò. quando c'è tempo, perché a un certo punto ti trovi nel dire: ok, vorrei farlo perché in conto a 600 mila euro, poi mi danno le commissioni, le provvisioni, guadagno di più. Ma lo stress di pensare a tutti gli altri che stanno aspettando che io recupero, che io faccio, che io non faccio un danno, che io non faccio una perdita, che ogni settimana chiudo in positivo, che ogni mese sia in positivo, già mi sta dando ansia. Quindi l'ho fatto per tanti anni, ne sono uscito bene, abbiamo fatto tanti progetti buoni, un paio di progetti anche cattivi, in statistica sono positivo, lo sapete, però non l'ho voluto fare. Ho però consigliato a loro: ma perché non usate un algo? Per un conto grande va all'infinito, perché tu vai all'infinito e ne esci sempre, 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 sempre bene. Perché la distanza di un'operazione fatta con un martingala, se tu fai un'operazione di 10 pips, quella che fai dopo la fai a 20 pips, poi 40, poi 80, e poi 160, poi 3,20, poi 6,40, prima o poi su un ritracciamento ti si chiuderanno le operazioni, ma non lo puoi fare con un conto da 1.000 euro. Già da 5 è difficile, già da 10.000 è difficile. Se hai un conto da 50.000 e vuoi guadagnare 1.000 euro al mese, 2.000 euro al mese, è fattibile, Sirio, o non è fattibile? Eh beh, certo, è quella cosa che Ecco, dicevo perché puoi prima, no? andare Hai 5 quasi milioni di quasi, euro, non esatto, perdi ma puoi mai. andare quasi quasi all'infinito con il martingala. Però il martingala che ha l'algo, che poi è il martingala non solo delle operazioni, che raddoppia la size dell'operazione, raddoppia anche la distanza della distanza di un'operazione all'altra, la versione nuova 2.0, e poi anche la distanza la puoi mettere: non voglio che mi raddoppi, non voglio che mi faccia un 1,5, quindi diventa un 10, non è più un 20, ma è un 15. Poi dal 15 diventa anche la metà di un 15, me la raddoppia di 1,5, non più di 2, cioè puoi selezionare tu questa cosa qui. Quindi è infallibile a lungo andare, perché io l'ho testato in 5 anni di
di bel testing, è infallibile perché te le chiuderà sempre, però c'è un periodo che il mercato rimane fermo, che c'hai una distanza magari di un'operazione che è già lontana di 200 passa pips, devi aspettare che l'operazione sia oltremodo oltre 300 pips, quindi quel periodo da un'operazione all'altra che deve fare questo spazio di 300 pips, magari ci mette un mese e mezzo, perché a volte si riduce il range dell'operativo, quindi magari rimane tanto a mercato e non produce più tanti denari se lo vai a vedere in un conto piccolo, ma in un conto grande produce, produce, produce. Rientra di nuovo nel discorso che se tu metti a lavorare 10 coppie, magari uno ogni tanto si blocca, gli altri continuano a lavorare. Quindi, Esattamente. esattamente, questa è E l'inserzione sarebbe del basket, il no? progetto Robot Piercing, giusto? Sparato Certo. su tutte le coppie, abbiamo la moneta. È come avere il trucco, diciamo, giochi a poker e hai l'asso nella manica, no? Vinci un po' di più del 50%, ma sparato su tutti i cross, e lì cominci a Di guadagnare, raccogliere. di mettere, di perdere, perché tanto prima o poi sai che comunque ci sarà la mano buona. Certo, Come il banco vince sempre, perché è allo zero, sarà non la è a mano roulette. buona. Perché hanno messo il numero verde, lo zero sulla roulette? Proprio perché la percentuale del 50% di vincita, del 50% di perdita, per avere la stessa percentuale che ha il banco, tu dovresti giocare nero e verde, oppure rosso e verde, quindi devi fare la puntata, quindi il verde esce talmente poche volte che in ogni caso perderesti sempre. Però se non c'era il verde, c'era solo il rosso e nero, la possibilità di vincere era pari al banco. Vedo perché hanno fatto i furbi, hanno messo lo zero che è verde. Certo, addirittura c'è come la versione americana doppio Prima zero. che va a puntare un numero solo, lo devi puntare veramente, devi avere fortuna, per quello si chiama un gioco di fortuna la roulette, non è, poi ci sono tante tecniche, tante statistiche, tante cose, però alla fine il banco vincerà sempre. Sempre, certo. È una Va questione bene. statistica, che è quella cosa che faremo con Robot Piercing. La Certo. statistica, il Certo. banco siamo Infatti noi. il piercing, penso che il piercing, scusate, è il progetto principale che prenderà in mano Alessandro, perché è molto semplice. Dal punto di vista di programmativo, no? Di Credo di sì, programmazione. non me ne intendo, se però le sa, ma credo di sì. Sì, poi oggi ho dato anche un'occhiata alle scale dell'angolatura di Gantt per vedere se riuscivo a capirci qualcosa. La sorgente è troppo lunga, troppo complessa. Non, Ah, sono perso sì, per avere la un'ora che ho sorgente. abbandonato perché quello che ho fatto ho soltanto fatto danni. Già, ma anch'io studio tante cose, ma in informatica sono veramente a zero. No, no, è tutto un mondo a sé, anche perché dobbiamo fare altre cose, le altre cose le lasciamo fare a chi le sa fare, così. Certo, anche perché 24 ore quelle sono. Esattamente. Mi piacerebbe, perché farei volentieri, però non Anche io, piove. però devi anche essere portato, cioè anche la voglia di farlo, no? Di fare queste cose Sì. qua, la pazienza di farle. Io mi ricordo di quando programmavo il C64. Compravo il volume in edicola, il libricino in edicola, una volta al mese usciva e avevi queste paginature di 3-4 pagine con tutti questi simboli e io copiavo con la tastiera piano piano, ci mettevo anche 1 o 2 giorni a copiare 3-4 pagine e poi schiacciavi run e se avevi sbagliato qualcosa non usciva il disegno che avevi fatto, quello che era, quindi dovevi run list che ti dava la colonna che avevi sbagliato, la stringa che avevi sbagliato, lo andavi a ricontrollare. E ci vuole pazienza. Me Lo lo so, ricordo ci vuole sempre. tempo, esatto. Infatti non ci sono, io sono molto contrario a quelle cose anglosassoni, lo dico sempre anche ai miei studenti, no? Perché nelle scuole anglosassoni hanno questa idea, loro hanno i talenti, perché proprio c'è uno dei loro parametri di valutazione del ragazzo sono i talenti, che in teoria dovrebbero essere, secondo la loro concezione un po' stramba, okay? Cioè tu nasci con una predisposizione, secondo me, scusate il termine, è una stronzata gigantesca, okay? Ma proprio grande come una casa. Cioè, non c'è, perché è dimostrato. Dimostrato, allora può essere che tu scrivi con la mano destra e con la mano sinistra. Può essere che a te piace fare matematica, a te piace fare italiano. Ma questo non ha nessuna, non ha a che vedere proprio con nulla, perché è una questione di allenamento. E sono state anche calcolate le ore.
Con 5.000 ore di allenamento tu diventi un bravo atleta. Se, per esempio, sei un atleta, ma potresti essere un bravo matematico, un bravo quello che vuoi. Con 10.000 ore di allenamento diventi un maestro. Con 20.000 ore di allenamento, e le hanno calcolate di media, tu diventi un atleta olimpionico. Cioè, fine. Cioè, è solo questione di allenamento e tempo. E torniamo sempre lì. Certo. Spazio e tempo. Non ne veniamo fuori. L'universo è fatto così. Non ne veniamo fuori da quello. Come Ed è anche un bene, è suonare anche un uno bene. strumento, Sì, è così. cioè, è anche la stessa cosa, se non ti Uguale. applico. Esatto. Identico. Tra l'altro, guardate, neanche farlo apposta. Nel frattempo, linea di regressione, si apre sopra, dove volete che vada? Su e poi torna. Certo, Sei vabbè, sopra, è adesso sopra, sei sotto, è non è sotto. più l'orario adesso di fare trading, però Naturalmente, ma come didattica va bene anche questo, per certo. vedere, insomma. E questo ti toglie, se tu hai già solo, ho fatto una stupidaggine, cioè, l'ho vista a occhio, l'aggressione, la potete anche vedere a occhio le volte, non so calcolarla, ma anche solo così, già così ti toglie il casino e vedi che Se queste sono sposti un tutte. attimino la 39 un po' più in alto, tra un po' più in alto è addirittura la parte centrale, cioè Ma anche se vuoi, sì. sul minimo che Ok. trovi, vai a vedere sul minimo che trovi. Aspetta che la devo, dove è la parte? Eccolo qua, così tu dici? Un po' più in alto, un po' più in alto, ancora, stop. Ecco, vedi, lì Qui. Sì. già è un punto che se tu vai a vedere dal minimo al massimo è la parte centrale, quindi è lì è tornata e lì ci tornerà di nuovo, vedrai. Questo Sì, lì è. ci torna di nuovo. Sicuro, sicuro che lì è un bersaglio, però la regressione secondo me è questa, la vedi? Sì, A questo occhio sì. la vedo già che è questa. Cioè, No, per tanto avere sopra quanto sotto. un livello di uscita è questo, no? Sì, vediamo. Però. Allora, tanto sopra quanto sotto. Vediamo se è vero, giusto per. Guarda, forse una. Guarda, 50%. Tanto sopra quanto sotto. Visto? Facilissimo, ragazzi. Sì, ma Poi, se la vogliamo guarda, andare a calcolare sul minimo questa precedente. giornata di oggi è una giornata classica short di sterlina dollaro per via ciclico era short, adesso non dovrei andare a vedere, ma me lo ricordo più o meno era così, però non hanno voluto cedere al minimo perché sennò tutti quanti entravano short, quindi hanno cercato di Esatto. fare la salita, poi la discesa, poi la salita, poi la discesa e poi la salita, perché qui ti Certo. frego, non è oggi, non è ancora tempo. Domani, quando tutti sono impantanati, come mi piace dire, con dei long, allora ti scendo, così ti frego tutto. Sì, perché poi fanno scattare la marea, no? Quando tu arrivi a un certo livello, la marea scatta. I buoi ti sfuggono dal recinto, quindi giocano a pilotare la massa in questa maniera qui e non l'hanno fatto perché è informazione in più, come diceva Paolo adesso, non l'hanno fatto perché se no gli scatta la massa te lo porta giù e non ancora, devono entrare ancora tanti altri polli, vero Paolo? Sì, perché Polli in sennò senso buono. perdono il controllo loro. Sì, Perdono il cioè non controllo vanno nella e poi direzione, ti devono. prendono lo stesso perché il controllo lo riprendono dopo. Però Sì, perdono ma tempo. vanno a cacciare gli stop, no? Quindi non è ancora, non hanno cacciato abbastanza stop, devono prenderne ancora. Quando si saranno soddisfatti, innescano la massa parte. E andranno a prendere gli altri stop di chi ci crede invece nella salita. Esatto, e poi si caccia dall'altra parte, esatto. E questo forma i massimi e i È quello minimi. che hanno fatto oggi. Oggi hanno fatto un sale e scende. Di notte sono scesi, infatti hanno fatto la giornata ribassista, e poi dal momento del minimo il minimo di questa notte è il minimo di adesso, se vogliamo vedere. Si sono tornati nel minimo di stanotte. Il minimo che ha Dici qua? fatto Questo la notte. Ma questo non è qua, il si minimo dice. di giorno, è il minimo di notte, le 3 di notte, una cosa del genere. No, più vicino. Il 3 di notte, mi pare, quando era il minimo della sterlina d'oro. Sono su Questo sterlina qui d'oro. è il server americano, quindi è tutto sbagliato. Allora sulle 5 te lo vado a vedere anche qui. Sì, perché io l'orario tutto l'orario americano, quindi non si vede. Importa, lo vado a vedere. Le 10 del mattino, prova a vedere. Server americano. Eccolo, Ecco, il massimo. no, allora mi sto sbagliando io. No, sto guardando anche io su un altro. Aspetta, devo accendere sull'altra proprio. Un attimo, Beh, se scusa. l'abbiamo uguale, basta che mi dici quello americano e lo punto. Non c'è problema, te lo dico subito. Sul minimo di questa notte, che è le 3 di notte. Aspettami un 3 momento, di notte. osservatore. Aspettami un Allora, 3 di notte. 23, 0, 1, 2, 3, eccolo qua. 3 di Questa candela. notte. No, allora mi Aspetta, sbaglio vediamo. ancora più. Ah no, perché
Ah, la giornata cambia. Devo cambiare, devo guardare nell'altro grafico. Aspetta, la giornata cambia perché le 3 di notte non sono la giornata. Allora, questa è questa discesa qui. Se vai a vedere nel broker, diciamo, non questo, allora è questo, questa è Io discesa qui. E te ho lo dico subito. solo la Eccola qui, metatrader alle 5 22, alle 22, alle 22. alla 22, vediamo sulla metatrader 4 22, eccolo qua. Eccoli, quello lì è il minimo di stanotte, se lo andiamo a vedere negli orari nostri, più uno, diciamo. Eccolo qua. Questo è l'orario americano, quindi logicamente più di 7 ore. Vabbè, quel minimo lì che hai trovato nelle ore 22, vai a vedere. Guarda dove è il prezzo adesso, poco Qui, il più in alto. prezzo sta lì, sì, Ma ha hanno ruotato. giocato, quel minimo che hanno trovato questa notte non l'hanno lasciato. Sono scesi, sono saliti, ed è quello lì. Anche Visto? questa si può intendere esattamente come una regressione invece di inclinata, ce l'abbiamo orizzontale, vedete? Tanto Certo. sopra, tanto sotto. Sono sicuro che io vado a prendere qui e qui, come regressione. Questa regressione non è sbilanciata, se lo è, è di No, pochissimo. assolutamente Infatti, quella. di poco. Eccola, guardate, di pochissimo. Sì. Leggermente verso, sarà sicuramente il 50, il 75%, guardalo, Guarda. 75% del range, Però eccolo lì. non si sono scollati, sono scesi di 20, di 30 pips, sono saliti di Non è 20, di salito. 30 pips, ma sono tornati lì e lì chiuderanno anche la giornata. Perché questa giornata qui è una giornata per di tempo, la discesa l'hanno fatta di notte e basta. Quella era da fare, di più era solo un giochicchiare per gli altri e basta. Non Esattamente, hanno dato un questo. range per questo è molto valido anche la giornata sul broker con il server americano. È da studiare un attimino, io mi sono accorto di questo, è da studiare un attimino, perché se tu metti i separatori di periodo sul broker americano, la giornata non ti comincia normale come la vediamo noi alla mezzanotte o alle 11, incomincia prima o dopo, dipende dal punto di vista. Quindi già ti sballa un attimino questa cosa, perché Sì. non siamo abituati a tradare un broker con il server americano, che poi le candele sono le stesse, i movimenti sono le stesse, Sono uguali, contrattazioni sono solo che cambio qui sotto, sì. Non so certo, neanche se però si può cambiare, ma il fuso orario, non lo so, no, sinceramente. non si può cambiare perché lo No, non si prende può. direttamente dal server americano, quindi quello non si può cambiare. Però, hai visto, hanno giocato su quella zona lì, probabilmente Su quella chiuserà zona. lì. Probabile, Va sì. bene, dai, ragazzi e ragazze, Benissimo. siete ancora tutti, mi fa piacere. Dobbiamo fare Allora. un'ora, bene, fate due ore precise. Poi. 2 ore precise, anzi un po' di più perché noi abbiamo cominciato un po' prima a parlare io e Sì. te. Io ringrazio tutti quanti, non cambio neanche più il monitor, ovviamente non serve niente. Abbiamo fatto questa qui, veramente avete visto, non abbiamo promozioni, non abbiamo venduto niente. Prima o poi ci sarà qualcosa perché questi studi qua devono essere pagati, ma non pensate che ci sia sotto lo studio e poi costa 1500 euro un corso e poi vi arrangiate quando avete visto il video registrato, vi arrangiate. Questo no. Lo scopo di tutto questo, e penso parlo anche per te, Silvio, di avere un'indicazione con veramente una cosa banale, una freccia che dice guarda, qui devi andare long, guarda, qui devi andare short, qui devi prendere profitto. Questo devono essere lo studio finito. Poi logicamente costerà qualcosina perché il programmatore Alessandro, Gianluca, chi è da Bisogna pagare. pagarlo. Da pagare, e questo è l'unica, si gira e si rigira, ma chi lavora viene pagato. Io invece, Sirio, facciamo volontariato. Passione, passione anche per lo No, studio. perché passione. Certo che l'ideatore o gli ideatori di questo sistema sarà Sirio, sarò io, saremo entrambi, ci diamo una mano, una collaborazione. Ma costruirlo io non sono capace, Sirio non è capace e non vogliamo neanche essere capaci di farlo. Ci togliamo questo peso di andare a programmare, lo lasciamo fare a chi è il suo compito, il suo lavoro, però logicamente un obolus, come si può dire, un Vabbè, pagamento certo. deve essere dato e sta salendo adesso. Va Come bene, in antichità l'obolo al tempio. va bene, dai. Bene. Io direi che abbiamo fatto un bel botto, no? Sì, Un bel oggi praticamente ringraziamento due per quello che puntate stiamo in una. ascoltando.
si sente domani mattina se volete partecipare al webinar mio e poi consiglio, vediamo magari di coordinare la settimana prossima, tra 10 giorni, adesso vediamo. Va bene? Va bene, perfetto. Grazie a tutti. Grazie a Chiudi tutti. tutto? Penso che il comando, vediamo se ce l'ho io. Allora, mi sa che il comando ce l'hai tu, però. Va bene, lo chiudo io, dai, chiudiamo entrambi che così siamo sicuri. Grazie a Ok, tutti. perfetto. Grazie a Ciao, tutti e buona serata. ciao, 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 ciao. Buona Ciao. serata a tutti. Ciao.